Eccoci. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Come state? Ragazzi, è l'ultima live stream del 2020, poi speriamo che l'anno prossimo sia, dal punto di vista del fantomo, un anno ancora migliore, dal punto di vista di altre cose, speriamo che sia molto meglio. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Vi vedo già belli pronti, belli carichi. Vedo che siete anche già parecchi. E questa sera siamo su diverse piattaforme. Ok, io vi consiglio perché come vedete sono anche su Facebook, su Fractal Audio System Italia. E se volete, potete rimanere dove volete. E se invece venite nel mio canale YouTube, vedete anche la chat completa perché appunto è lì che praticamente il mio sistema raccoglie tutti i messaggi di chat ed è diciamo il canale dove tra l'altro si vede anche meglio perché è in full HD, mentre su Facebook è in HD semplicemente. Comunque l'importante è che ci siate. Come sempre, belli numerosi e belli carichi per questa sera. Ok, vedo che vediamo un po'. C'è Davide, ciao Davide, c'è Chiara, vedi che abbiamo anche la nostra parte femminile qua sempre presente. Questo è importante. C'è Ares, Signorello, Vito Gallo, ok, Giampiero, Griso. Cosa sono le IR? Le IR l'abbiamo trattata in quella puntata con Giacomo Pasquali, ma poi ci arriviamo. Quindi questa sera è tutta dedicata diciamo, al mondo delle IR, che vedo che per molti è la domanda delle domande, e cerchiamo di far luce su appunto su questa cosa che effettivamente è un po'. Questo, tra l'altro, è una, diciamo, è una puntata che, come dico sempre, tratta dei concetti che non sono solo dedicati a Fractal, anche se chiaramente io. Diciamo, quale incaricato G66 e collaboratore di G66, ovviamente seguo questo tipo di prodotto, però diciamo molti dei concetti che vedete qui sono concetti tranquillamente applicabili in qualsiasi altra piattaforma. Quindi è cosa molto importante, infatti. Diciamo, colgo l'occasione per sponsorizzare il mio corso Fractal School. È un corso che io suggerisco e consiglio a tutti coloro che hanno un sistema digitale, ma anche sistemi analogici, in quanto quando io vado a trattare i singoli blocchi e la creazione dei rig, non faccio altro che parlare di quello che si fa diciamo, fisicamente con pedali e amplificatori, si fa in modo virtuale con un sistema digitale, però il concetto è assolutamente lo stesso. Oh, vedo anche che c'è presenza dall'Inghilterra di Ben Pollani. Ciao Inghilterra, ma parli italiano, vedo bene, spero di sì. Tra l'altro sto trasmettendo anche sul canale G66. Ricordo, I remember to everybody that it is possible to activate after the streaming, activate the subtitles with the translation. Ok? Quindi ricordo che chi vuole può alla fine della trasmissione diciamo riascoltarla, rivederla più che riascoltarla e attivare la transazione automatica sul mio canale YouTube. On my YouTube channel you can find a mini tutorial that explain you how to activate the automatic translation in your language. Every language is possible, ok? Bene, bene, Bologna presente. Vincenzo Moro, ciao. Quando creo un rig tipo amp, cab, reverb, suono è scuro, cupo, premetto che ho una cassa e lì sotto consigli. Ok, adesso vediamo, cerchiamo di capire un po' tutti i vari sistemi, come funziona. Vediamo qua, ci siete tanti, 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 molto bene, sono contento. Un bel gruppo numeroso. Ok, allora cominciamo subito. A dire, cosa sono gli impulse response? Allora, intanto condividiamo una patch, ma anzi, ne facciamo una nuova, ragazzi, perché diciamo sempre facile fare partire da patch esistenti. Io direi che possiamo andare a vedere insieme una patch, diciamo un sistema abbastanza, partendo da un preset assolutamente vuoto. Così capiamo bene molti concetti a cui io tengo in modo particolare. E devono essere ben introitati da tutti quanti. Ok? Allora, innanzitutto, allora, creiamo il nostro rig, no? Quindi, allora, cominciamo con un blocco amplificatore, lo mettiamo qua. Amp, ok. Mettiamo un cabinet.
per adesso non ci preoccupiamo di cosa stiamo facendo, anzi prendo anche la chitarra adesso, prendiamo l'ingresso, lo mettiamo qui, mettiamo l'uscita qui, ok, piccolo trick, se volete tirare una riga intera da, diciamo, dall'ingresso all'uscita, ok, basta semplicemente che facciate così, cliccate sull'output dell'ingresso e andate direttamente a cliccare sull'input e vedete che automaticamente, come per magia, plac, compare il nostro bello shunt. Marco, non si vede l'editor? Non si vede l'editor? Come no? Aiuto. Fatemi vedere. Come mai non si vede l'editor? Non ha condiviso lo schermo. Io mi vedo l'editor, scusate, lo ricondivido. Stranissima questa cosa qua. Vediamo un attimo, rifacciamo. Ok, si vede adesso. Provo a controllare anche qui. Aspettate. Fatemi vedere se si vede. Ecco qua. Adesso si vede, ok? Si deve essere stato un piccolo... Ok. Un piccolo malinteso con la condivisione. Io lo vedevo, quindi ero convinto di parlare. Molto bene. Allora, ricominciamo da capo, allora. Ricominciamo da capo, quindi, perché volevo farvi vedere anche il trucchettino di come... Quindi, partiamo da un preset completamente vuoto, dove mettiamo un blocco amp. Non vedete il menu tendina quando apro il tasto destro, con questo sì, purtroppo non si riesce per motivi, diciamo, tecnici, quando si condivide. Io premo il tasto destro, ecco, tenete presente che, ecco, giusto per farvi vedere molto velocemente alcuni anche trick, io di solito premo il tasto destro su un punto della matrice e quindi viene fuori il menu a tendina che voi in questo momento non vedete. Ok, questo è un po' il problema di lavorare con questo sistema qua. Però, allora, per vedere diciamo il meglio sistema, si può attivare il Quick Build, ok? Il Quick Build mi attiva praticamente tutti i blocchi che sono disponibili e li posso trascinare col semplice drag and drop. Quindi, in questo caso, per il cabinet vado a posizionarmi il cabinet in questo punto, ok? Molto semplice. Faccio lo stesso discorso per l'ingresso che lo metto qua e l'uscita che vado a mettere qua. Adesso vi dicevo prima che per creare diciamo un unico shunt, che è praticamente per shunt è proprio un filo fondamentalmente che collega tutto il rig senza dover andare a fare uno per uno, perché altrimenti dovrei utilizzare, adesso non mi ricordo se fatemi vedere. Non c'è il blocco, però comunque viene messo uno shunt. Sì, dovrebbe esserci da qualche parte. Fatemi vedere, dovrebbe essere in ordine alfabetico. RS, rotary. No, non c'è tra i quick block. Quindi praticamente allora si fa. Premo, diciamo, l'uscita di un blocco, lo collego all'ingresso di un altro, lui automaticamente tira un bel filo dall'inizio alla fine, e questo è, diciamo, il nostro amplificatore con la sua cassa e testata, ok? Molto bene. Allora andiamo a lavorare su un amplificatore. Di cosa possiamo selezionare? Andiamo sul tradizionale o qualcosa di strano? Non so, ditemi voi, scegliete voi un amplificatore. Il primo che scrive, trovate qualcosa per cui vale la pena fare una ricerca di amplificatori un po' particolari. Vediamo un attimo. Mesa sarà. Princeton, Fender, Friedman. Allora, Mesa. Allora, facciamo un Mesa. Andiamo sul tradizionale, sì, dai. Sono d'accordo con chi è che ha scritto tradizionali, con Andrea Giardi, ok. Andiamo su un tradizionale Marshall, che, diciamo, i Marshall sono un po' più semplici, più che altro per fare, diciamo, suoni un po' crunch, poi vediamo anche i clean, eccetera, eccetera. Quindi direi che possiamo, allora andiamo a vedere una classica Plexi, una Plexi
50, anzi, vediamo un po' se la 6, la 65, ok, che potrebbe essere questa qui, ok, dove che è? Andiamo avanti qui. Questa è una delle mie preferite, che è la 50 65 50. Ecco, questa qua mi piace tanto, questo come amplificatore. Ok, adesso praticamente ecco, facciamo una abbinata, visto che tra il GTM 45 e la Plexi, no? Che sono un po', diciamo, diciamo, il suono distorto e il po' meno distorto, perché poi il GTM 45 si può. C'è anche Federica. Ciao, cara Federica, cosa ci fai qui? Mi fa piacere, sei venuta a fare lezioni, okay, va bene, anche lezioni va benissimo, molto bene. Allora, la Plexi 6550 è uno dei vari modelli di Plexi, lasciamola per adesso con le regolazioni di default, ok? Allora, come vado diciamo, ad abbinare il cabinet? Allora, qui io praticamente devo ragionare sostanzialmente, cioè non ci sono segreti particolari fondamentalmente, cioè il fatto di pensare esattamente come si pensa nel mondo reale. Con una Plexi 6550, sicuramente a me viene da abbinare, diciamo, un cabinet con Greenback, con Celestion, G12H o cose di questo genere, sostanzialmente. Quindi è lì che devo andare a cercare. Allora, prima di andare a cercare, come faccio io allora, perché quando io arrivo diciamo, nel blocco cabinet, vedete che io ho praticamente cab 1 e cab 2, ho cioè la possibilità di impostare due cabinet e miscelarli tra di loro. Con il comando picker vado a selezionare, però capite bene che 2048 cabinet, andarli a provare tutti più gli user diventa un bel mattone da cercare. Bisogna che cerchiamo di capire innanzitutto qual è il concetto che sta dietro al discorso dei cabinet. Per far questo, dovete mettere bene un bel link preferito tra i vostri preferiti, che è quello del Fractal Audio Wiki, che vi condivido immediatamente. Allora, andiamo qua, scheda Chrome, Fractal Audio Wiki. Questo qui, come vi dico sempre, eccolo qui, lo ingrandiamo, che si veda meglio. Questo qui è la nostra Bibbia, dove effettivamente ci trova tut ci sono tutte le informazioni possibili e immaginabili per quanto riguarda il mondo del Fractal. Ed è una guida che io consiglio di consultare anche a chi non ha Fractal, perché ripeto, ci sono tantissimi concetti che sono assolutamente generici e possono andare bene in qualsiasi ambito. Quindi anche chi non ha Fractal e anche chi ha mondo, diciamo, che ha sistemi analogici, troverà sicuramente tantissime informazioni utili su questo Wiki Fractal. Vedete che è diviso in ordine alfabetico. Abbiamo la X8, la X8 Edit, i blocco ampli. Ok, poi, per esempio, c'è una spiegazione: per esempio, Amp and Cab Block per diciamo, i principianti. C'è la spiegazione dei blocco ampli, cosa vuol dire. Cioè, vedete che di qua di informazioni ce ne sono veramente tantissime. Alcune sono chiaramente anche ad alto contenuto ingegneristico, però l'importante è che sappiate orientarvi su questa libreria, su questa enciclopedia, che sicuramente è estremamente utile. Nella lezione di questa sera, una delle parti più importanti è sicuramente il cab block, dove abbiamo due sezioni: uno che è il cab block, che vi spiega come funziona il blocco cabinet, ok, che trovate qua. Ma quello che a noi interessa in questo momento è invece il Cabinet Model List. Ok? Questo qui praticamente vi fa vedere tutta la lista di cabinet che sono contenuti all'interno degli IR di default del sistema Fractal, che sono ben 2048. Quindi è un manuale di navigazione per andare a capire come vanno a leggersi i cabinet. E quindi, infatti, l'About Factory Cab vi dà la chiave di lettura dei vari cabinet, che vedete, tra l'altro, hanno una codifica dei nomi abbastanza standard, tra cui, per esempio, se io vado a vedere,
Ok, un cabinet come questo, ok? Eccolo qua, che è il 518, quindi nella locazione 518 praticamente, questo cabinet è un 1x12 e qua, insomma, bene o male ci capiamo, 1x12 è la taglia del cono dell'altoparlante. Poi c'è Triptych, che è sicuramente... solitamente è la marca o è il modello del cabinet o solitamente anche il costruttore. Poi c'è un ulteriore numero che è questo, che è tipicamente il tipo di microfono che viene utilizzato del cabinet. A volte c'è questa scritta che vuol dire cap age, vuol dire che è dove è stato posizionato il microfono, ok? In questo caso è sul fronte della cupolina, ad esempio, oppure centrale, on axis, out of axis, eccetera, eccetera. Ci sono varie modalità. E poi ci sono delle lettere, A, B, C, D, E, F, G, eccetera, eccetera. Quelle lettere possono indicare e questo dipende a volte dal costruttore, dipende quale dei coni è stato preso, perché se per esempio avete una 4x12, ogni cono ha una sua risposta diversa, cioè sembra impossibile, cioè, non sono tutti uguali i coni. Infatti, tante volte la gente dice: vabbè, metto il microfono sul cono che capita. In realtà, non tutti i coni suonano uguali, prima di tutto. E quindi potrebbe essere quello in alto, l'A è quello in alto a sinistra, il B è quello in alto a destra, il C è quello cioè quindi in senso orario, oppure potrebbe essere le varie posizioni diverse del microfono. Poi andremo a vedere in dettaglio cosa vuol dire. E questo è una cosa, ritorno sempre, anche se l'ho detto tante volte, è una cosa che molto spesso nel mondo analogico non ci si interessa, e per cui una volta che il chitarrista si sente dal cabinet, ha finito il suo lavoro. Ah, bellissimo suono, sì, però quel suono lì devi farlo sentire fuori, lo devi registrare, e quindi l'importanza di come, di che tipo di microfono si usa e della posizione del microfono e su quale cono viene posizionato è veramente fondamentale. E proprio nei sistemi digitali si sente la grandissima differenza, cosa che, ripeto ancora una volta, molto spesso i chitarristi analogici... Chi si è visto, microfono, ma sì, metti su un SM57 che va sempre bene. Non è sempre così, ragazzi. Cambia, diciamo, il discorso cambia radicalmente a seconda dei vari sistemi. Allora, ritornando nella nostra lista, vedete che abbiamo due lettere, che qua lo dice, due o tre lettere, indica il creatore dell'IR. Quindi, per esempio, AB sono le Austin Buddy. Austin Buddy è un personaggio molto conosciuto nel mondo fractal perché fa preset, ha fatto le sue IR, eccetera, eccetera. Quindi è uno che lavora molto con sistemi digitali. Celestion, DB, Dr. Bonkers, eccetera, eccetera. Poi ci sono, ad esempio, ML Sound Lab, Auhnhammer, il famosissimo LAM, RV, Red Wireless, TAF, The Amp Factory, eccetera, eccetera. Vedete che VH, VALAL, ci sono anche le VALAL, per esempio, all'interno del sistema. Quindi impariamo a conoscere i vari nomi. Per cui se io già magari conosco le Auhnhammer, che sono molto famose, piuttosto che le Red Wireless, piuttosto che le Valhall, perché le conoscete tramite me, visto che ci collaboro, tutte quelle che hanno il suffisso VH sono innanzitutto, diciamo, provengono da lì. Però vabbè, abbiamo solo determinato il costruttore, cioè non è detto che diciamo, il produttore dell'IR sia bravo. Ecco perché Fractal, tra l'altro, ha anche le sue, che credo si chiamino FAS da qualche parte, e infatti poi ci sono, anzi, le vedete qui perché eccole qua. Vedete, per esempio, questa qui è la 1x4 Pig 57 FAS, vuol dire che il produttore è FAS. Ok? E quindi impariamo subito a distinguere i vari cabinet, e qui dobbiamo esattamente pensare come si fa nel mondo analogico. E poi, ecco, una cosa molto importante che avevo detto anche nella live con Emanuele Sereni e Giacomo Pasquali, che vi consiglio di andare a vedere perché è molto importante. Nel mondo digitale, ok, si impara tantissimo cosa vuol dire, diciamo, trovare il cabinet giusto da accoppiare al proprio amplificatore. Nel mondo analogico, solitamente, cioè, si vedono delle cose che sono erano indicibili, cioè gente che investe denari su amplificatori esoterici,
testata incredibile, e poi lo caccia dentro la prima cassa che gli trova. Ma sì, una mesa magari con una Fender, ma cioè come fa a suonare bene una cassa mesa con una testata Fender, ad esempio un bass, ma cioè è un controsenso fondamentalmente. Cioè l'importanza, cioè una 4x12 anche con i vintage 30, la 4x12 di Bogner suona diversa dalla 4x12 con i vintage 30 di Mesa, suona diversa da Marshall, suona diversa da Yamaha, suona diversa dai vari produttori, quindi è veramente molto importante. Solo che qual è il problema? Che l'amplificatore bene o male si fa presto a gestirlo, la cassa sì, ma è poi anche pesante, eccetera eccetera. Nel mondo invece digitale scopriamo quanto è importante il cabinet. Ecco perché dico che questo tipo di lezioni dovrebbero essere seguite anche proprio dagli analogici, perché si renderebbero conto quanto difficile è abbinare il proprio amplificatore e quanto cambia diciamo abbinare il proprio amplificatore con la cassa corretta. Va bene? Allora... scusate, non riesco a vedere in questo momento le vostre chat perché sono concentrato sul sito. Dopo cerco di rispondervi adeguatamente, cerco di seguire un filo abbastanza fluido e farvi tutta la lezione. Poi magari mi fermo 5 minuti e quindi rispondo alle varie domande, altrimenti ci interrompiamo e non riesco a tenere l'attenzione su quello che voglio portarvi. Quindi la prima cosa che dovete fare è imparare a navigare sul significato della lista di impulse response, quindi di cabine, che sono presenti in Fractal, e qua trovate appunto i vari sistemi e vedete che sono tantissimi ed è importante sapere la natura di questi sistemi. Quindi per adesso io me li tengo qui da parte, ok, però per esempio è chiaro che se io devo crearmi un suono da una Plexi 50 sarei abbastanza orientato a farlo con una classica 4x12, giusto? Ok, quindi una 4x12, infatti adesso io ho fatto Ctrl F 4x12 e in giallo mi vengono evidenziate tutte le varie 4x12. Vedete che poi, per esempio, prendiamo queste, based on Mark Day Custom 14.2, per esempio questa qui è, diciamo, queste IR qua sono state fatte con la 4x12 di Mark Day, che è diciamo un carissimo amico di Fractal, ok, con Greenback e Vintage 30, vedete? Poi dice in questo caso la sorgente viene dal K-Pack 10 di Universal Noise Storage, quindi perché diciamo tra l'altro molti degli impulse response sono dei K-Pack in vendita per quanto riguarda Fractal, e vedete che qua abbiamo 4x12 Fractal, GB vuol dire Greenback, ok? Quindi già ci va bene, 57 SM57, e poi vedete che c'è un 1, adesso non so cosa voglia dire, bisogna provarlo, perché questo 1-1B è il suffisso per determinare probabilmente la posizione del microfono, oppure è lì va cercato. Però vedete che c'è quella con l'1 e senza 1. Il 121, per esempio, tipicamente è la sigla del Royer 121, microfono Ribbon. Allora, qui subito viene fondamentalmente il concetto che bisogna sapere dall'analogico. Tipicamente ogni microfono ha la sua risposta. L'SM57 ha una risposta molto, diciamo, concentrata sulle medio-alte e le alte, ha poca ciccia sulle basse. Il Royer 121 è l'esatto contrario, e tipicamente in studio si mettono insieme, quindi si mette il Royer 121, che è un microfono Ribbon, un microfono a nastro, quindi molto caldo, molto corposo sulle basse, e si mette insieme a un 57, ed è una cosa che molto spesso si fa, non è obbligatorio farla, ragazzi, cioè, però diciamo dovete provare, dovete fare esattamente quello che si fa in studio, quindi microfono, si prova, posizione, il suono è bello ma mi manca un po' di ciccia sotto, beh proviamo a metterci un ribbon, ma proviamo a metterlo qua, proviamo a metterlo là, e si fanno esperimenti, ragazzi. Non c'è una formula matematica che vi dice fai così che vedrai che va sempre bene. Io quando faccio il suono vado in cerca, diciamo mi oriento sostanzialmente sui cabinet che mi interessano. Quindi torniamo adesso a ragionare sul nostro editor che vi ricondivido, ok? Allora, finita l'applicazione, eravamo rimasti qui, ok? Allora, siamo sempre su una Plexi 50 watt. A questo punto vedete che io ho una marea di IR, come faccio a selezionarle qua? Vedete? Allora, ho diversi modi,
posso fare quick jump, quindi passare nel banco 256, nel banco 512, se me li ricordo. Qua ci sono tantissimi modi. Questo non mi ricordo cosa vuol dire. Jump to current selection, ok? Quindi si può andare direttamente sulla quella selezionata. Vabbè, infatti, vedete, quella che in questo momento sto usando qui, tanto per intenderci, ragazzi, vedete, io adesso di default lui mi carica un 1x4 PIG 57. Il PIG NOS 57 è un amplificatorino grande così che va a batterie, che usava spesso Zappa negli anni 80, fine anni 70-80, ed è proprio un altoparlantino, e c'ha il suo suono, perché vediamo. E c'ha il suo suonetto, effettivamente, ma c'è Zappa, ci ha fatto anche un disco con questo affare qua, quindi pensate a te. E, allora, quindi se io clicco su picker e vado, clicco su questo simbolino qua, lui mi va direttamente sul cabinet selezionato. Poi potete vedere i banchi, quindi c'è la Factory 1, ok, o la Factory 2, che comincia da, quindi sono 1024 Factory 1 e 1024 di Factory 2, ok? Quindi avete voglia. In più avete, adesso perché non so se si vedono, no, è vero che non si vede, no. Infatti quando sto cliccando su Factory, il menu e tendina purtroppo non si vedono. Quindi c'è il Factory 1, Factory 2, lo User 1, adesso vedete sono sulla User 1, ok? Poi sono sulle le Legacy, che sono identificate con L, sono le IR che erano caricate di default sulla X8 e il Fractal AXFX2. Quindi per avere la compatibilità e importarsi, diciamo, dei preset dai vecchi sistemi, i cosiddetti legacy, hanno mantenuto le stesse IR, che non sono moltissime, credo che siano 189, ecco, non sono tante, però comunque ce ne sono ancora di molto valide, ok? E sono sempre presenti. Poi abbiamo un altro menu che sono le scratch pad. Questo ve lo dico dopo, quando parliamo di R da importare, vi spiego quali sono le scratch pad. Le scratch pad sono sostanzialmente sono dei banchi temporanei, sono 16, che servono sostanzialmente per provare le IR prima di caricarle in macchina. Sono delle IR temporanee che non vengono, cioè una volta che si spegne la macchina viene perso il contenuto, per cui sono proprio ad uso temporaneo. E, oppure All Banks, e fa vedere tutti i vari bank. Allora, come faccio a orientarmi su questa marasma di impulse response che sono a disposizione? Allora, la cosa più immediata da fare è ragionare con questo menu di ricerca, ok, che è qui sotto, sopra in alto a destra. Allora, tipicamente sto parlando di una Marshall Plexi 6550. La prima cosa che mi viene da pensare è andare a selezionare i 4x12. Quindi, se io scrivo 4x12, vedete che automaticamente mi compaiono tutti i cabinet 4x12. Molto, va bene? Se io, per esempio, voglio utilizzare le IR Valhalla, perché le conosco e mi piacciono, scrivo VH e mi viene fuori tutto quello che riguarda Valhalla, ad esempio. Ok? Se io voglio quelle di Red Wireless, RV, On Hammer, OV. Ok? Quelle di Austin Buddy, AB. Ok? Quelle di Fractal, FAS. Se io voglio, in questo caso non ce ne sono, ok, se io voglio per esempio degli R con i greenback, scrivo GB. Questo è molto utile, perché allora vado direttamente ad avere sul mio criterio di ricerca tutte le IR che contengono la parola GB, greenback. Capite quanto è importante sapere come è codificata la lista delle IR? E attenzione, questo è uno standard che ormai è riconosciuto da tutti e tutti lavorano allo stesso modo. Poi non tutti hanno questo metodo di ricerca, ovviamente, perché però sostanzialmente questo è, diciamo, quello che su Fractal vi permette di andare in cerca velocemente. Poi vedete che alcune hanno dei colori diversi. Questo perché quando trovate una IR che vi interessa, la potete marcare con un colore. Per esempio, se a me interessa questa qui in particolare, scusate che ho chiuso, quando io seleziono, ecco, una cosa che quando seleziono, segno questa, quando seleziono una IR, vedete, si chiude questa finestra qua. Per tenerla aperta si va a cliccare su questo pin
Allora, se questo pin è attivato, proprio in questo istante, a questo punto posso andare a selezionare quello che voglio e la finestra rimane sempre attiva, no? Se io clicco col tasto destro, praticamente posso assegnare un colore, per esempio giallo, in modo tale da andare a classificare. Adesso c'è sempre il problema che voi non lo vedete, questi piccoli menu. Comunque, insomma, compare un piccolo menu a tendina dove ci sono i colori da scegliere e quindi potete scegliere, per esempio, non so, il verde. Okay. Per le IR che decidete voi, per esempio me le sono marcate rosse, giallo, ognuno si crea il suo codice. Così, poi alla fine cosa si dice? Filter by color, tirami fuori tutte le IR rosse, tutte le IR verdi. Okay? Se uno si sa organizzare bene, lavora tranquillamente. Per adesso io sto lavorando sulle IRGB e vedete che ho, per esempio, 1x12, Tofan, non lo so, qua dovrei. Allora, per capire che tipo di cabinet è, vi rimando al Wikifractal di prima. Vi ricordate che c'era tutta la lista? Quindi andate qui, andate a cercare Tofam e lui che sembrerebbe un acronimo di un anagramma di Fantom. Ok, è da ridere. E quindi ho tutto quello che riguarda i modelli GB. Per esempio, andiamo a cercare. Per esempio, io mi sono segnato in arancione questa qua, che credo che sia una IR abbastanza carina, che è AX. Questo AX è il nome del costruttore. Greenback 57, posizione A. La vado a selezionare. Ok? Quindi adesso ho selezionato, chiudo la finestra, la vedo selezionata. Andiamo a suonare. Bella, mi piace. Però, diciamo, visto che è un po' secco il suono, che mi abbasso un pelo perché sennò distorge, credo, la voce. Ok. Fatemi vedere un secondo. Ok, sì. Allora, mettiamoci un pelino di riverbero, proprio perché sennò, cioè, tra l'altro io sto usando le cuffie, quindi gli auricolari, quindi io conviene sempre metterci un po' di riverbero, quindi andiamo quick build, ci metto dov'è che è il riverbero, ok, perché non uso mai questa cosa qui, ok, io solitamente, eccolo qua, mettiamoci un riverberino, il mio preferito è un medium plate, ok, sentiamo. Ok, sembra già carino. Vedete che non ho fatto, non ho regolato nulla, è tutto assolutamente di default. Ok, quindi quello che è sempre assolutamente, diciamo, quello che caricate la prima volta che si carica il preset. Benissimo. Ritorniamo, allora lasciamo il riverbero così che mi va bene. L'unica cosa, che vi consiglio sempre di controllare, ragazzi, è l'uscita, che il segnale sia abbastanza a posto. Me lo chiedete sempre come si fa a regolare le uscite. È molto semplice, ragazzi. Si va nel blocco uscita, ci sono questi due V-meter. Il segnale deve stare massimo in questa posizione qui, cioè a metà della zona rossa. Zona rossa in questo periodo qua la conosciamo bene. Ok, vediamo se ci sono. Direi che siamo a cavallo, ragazzi. Già vedete la cosa bella di Fractal è che quando partite da zero, buttate dentro i blocchi così come sono e già suonano benissimo. Sono già le regolazioni, non è che dovete fare tante cose per sistemarle, fondamentalmente. E se già, diciamo, se il sistema non funziona, io consiglio di cambiare IR, di cambiare. Ci sono tante cose, invece che stare lì a spippolare manopole. Infatti, per esempio, io non uso mai la Global EQ. Se il suono non è bello, non vado a utilizzare il Global EQ per sistemare. Il Global EQ lo sistemo perché magari c'è qualcosa che, qualche frequenza anomala che non mi piace. Mi piace l'IR, però le frequenze sono anomale, quindi allora va bene, vado a ritoccarlo. Però solitamente cerco di abbinare, di fare in modo che tutto, diciamo, con la regolazione di default funzioni già bene. Infatti, se guardate tutti i miei preset, di solito sono appena appena ritoccati, non c'è tanto di più. Il lavoro grosso è proprio nella ricerca dell'IR.
Sabine, ma lei era non la taglia, aspetta, non l'ho ancora tagliata e non è detto che sia da tagliare, cioè non è che sia obbligatorio tagliarla, cioè, se a te piace questo suono qua, perché la dovresti tagliare? Io ho detto che non ho neanche, non ho guardato niente, io l'ho messa e funziona così. Io prima di tagliarla, io la lascio così, la lascio in regolazione di default. Anzi, sapete cosa vi dico? Quando fate queste... quando fate per la prima volta un preset, esercitatevi a farlo, perché è molto divertente anche. Io vi consiglio sempre di resettare i blocchi. Sempre. Soprattutto, poi quando, soprattutto quando viene caricato un firmware nuovo, io vi consiglio sempre di fare un reset dei blocchi. Per resettare il blocco, praticamente si fa o si va sul blocco e si preme reset, oppure si fa Command Y su Mac o Command D oppure Control I, ok? E si fa il reset del blocco. Lui porta tutte le regolazioni a zero. Io vi consiglio sempre di farlo, perché vedete, adesso io l'ho fatto sulla, sul blocco, sul cabinet, l'unica cosa è che praticamente me lo riporta sul factory, che è la prima IR. Quindi andiamo a, vado a ribeccarmi quella che avevo selezionato, 4 per, allora la GB, scusate un secondo, tac, è questa qua, ok, che è la 386. Lasciamo stare per adesso le IR, non andiamo a toccare niente, poi andremo a lavorarci, però prima l'importante è capire che già il suono così com'è funziona, quindi non stiamo andare a tagliare, lasciamo le storie, lasciare le cose come stanno, lasciamo le, stare le cose come stanno, che mi sono incartato. E, quindi adesso che abbiamo selezionato una IR, andiamo a provare le altre e vediamo l'effetto che fa. Allora, torniamo sul nostro blocco cabinet, prendiamo picker, facciamo sempre come prima GB, facciamo il pin che vedete qui in modo tale che la finestra non si chiuda, partiamo da, dal primo blocco, la prima IR, andiamo giù con la freccia, sentite la B è un po' più aperta, la D ancora di più. Questo è molto importante, ragazzi, cioè piuttosto che andare a equalizzare e stravolgere una IR, ma è un po', cioè, andate a cercare se ci sono delle IR, se sono state fatte le IR di quel cabinet lì con lo stesso microfono, che abbia un suono già più ottimizzato per quel tipo di cabinet. Questa è, una è la cosa più importante, perché io non sto facendo altro che quello che farei in studio, quindi suono e poi vado a posizionare il microfono dove sento che così mi piace e dopo da lì poi vado a fare i ritocchi, ma prima devo fare in modo che il suono di base sia quello che voglio, perché per esempio io tendo sempre ad avere degli R che sono un po' più brillanti, perché tagliare gli acuti si fa sempre a tempo, aggiungerli da un suono cupo non è il massimo fondamentalmente, quindi è sempre meglio avere il suono leggermente più brillante e poi eventualmente tagliarlo che non fare il contrario. Per esempio questo a me piace di più, è un po' più crispy, no? Bello, no? Andiamo avanti, vediamo la eco come funziona. Questo è troppo. La F è un altro suono. Senti la G che è carina. Selezioniamo la D. Questa mi piace di più, eh. È bella larga, bella, ha uno spettro di frequenze che almeno al mio orecchie funziona molto bene.
cioè si sente il legno della cassa, che roba. Senti che differenza? Ma attenzione, questo non vuol dire che io infatti me l'ero segnata gialla quella IR lì, perché si vede che con un altro ampli con cui l'ho provata funzionava meglio già quella gialla. Quindi il matching tra l'ampli e la cassa, ragazzi, è una cosa, è il cuore di tutto il suono. Quando avete imparato a gestirvi questa cosa qui, e chiaramente è una cosa empirica, perché vedete che io sto parlando, fino adesso ho solo lavorato con lo stesso cabinet, con lo stesso microfono, ma in posizioni diverse. Capite bene quanto cambia? Ma l'ho capito, cioè è una cosa pazzesca, da questo suono a questo. Cioè è lo stesso cabine, lo stesso microfono, però in posizioni diverse. Eh? Ok, molto bene. Quindi questo mi piace. Poi chiaramente potrei andare a provare degli altri microfoni. Allora vi dicevo, per esempio, il GB. Tra l'altro facciamo una cosa, visto che mi piace, mi marco questa qui come rossa. Eccola qua, in modo tale che si sa mai che mi serva. Ci sono poi degli altri microfoni, per esempio il Royer. Io dal Royer mi aspetto un suono più scuro, come vi dicevo prima, più cupo, più ciccione. Quindi, te capisci? Il 160 è un Behr Dynamic, credo che sia un Ribbon, non mi ricordo così. Cioè qua bisognerebbe conoscere i microfoni. Non so se è un Ribbon o un condensatore, non me lo ricordo. Ma sentite che cupo? Questa mi piace, perché questa se la taglio sulle basse è una IR bella ricca, eh. Sentite che roba, eh? Sentite la differenza con 57? E andiamo avanti così. Questo è il 313, boh, non so cosa sia, una KG, non mi ricordo, forse un Neumann, non lo so. E avanti così, il 4047 dovrebbe essere un Neumann, se non sbaglio. Ognuna ha la sua voce, ok? Non serve provarne tante poi alla fine, cioè l'importante è individuare quelle che diciamo che piacciono di più, e fatalità, quelle che piacciono di più, se la IR è fatta bene, sono quelle che riconosciamo di più. A me il Behr Dynamic 160 piace un casino, per cui queste due sono quelle a cui faccio riferimento, e la 57, no? Vediamo un po', vediamo, ci sono delle domande. Ma cosa cambia fra le variare fisicamente, la lunghezza in millisecondi, la macchina ragiona nel dominio del tempo delle frequenze? Giampiero, allora, la lunghezza in millisecondi praticamente è quanto, cioè, in realtà sono i primi, diciamo, 20 millisecondi che fanno tutto l'IR. Poi se ci sono ancora informazioni sono utili, però in realtà sono sui primi 20 millisecondi che si concentra l'IR. Diciamo, allora, il Fractal lavora a 170 millisecondi e sono già tantissimi. Ci sono anche IR a 500 millisecondi, ma in realtà veramente, cioè, l'IR, diciamo, è un filtro che rappresenta sostanzialmente il comportamento in frequenza di un corpo che viene passato da un impulso, impulse response sostanzialmente. E chiaramente ogni corpo ha la sua risposta. Questa risposta è, diciamo, anche nel tempo. Quindi, perché non ho solo non c'è solo un filtro, ma c'è anche questo filtro con tutte le prime riflessioni che questo dà. Perché effettivamente, diciamo, tra l'altro, nel registrare l'IR, per esempio,
nella prima parte, cioè il segnale è dal momento in cui si dà l'impulso, al momento in cui l'impulso arriva al microfono, passa anche non di millisecondi. Quindi questo, per esempio, è la differenza. Se trovate alcuni costruttori che mettono l'IR tipo RAW, RAW, che ha praticamente, che tiene conto di questo ritardo, oppure l'MPT, che si chiama Minimum Phase Time. Nell'MPT praticamente viene, diciamo, azzerato il ritardo iniziale. Questo serve perché quando si combinano, altrimenti ci sono dei problemi di fase, ma questo ve lo faccio vedere quando vado a combinare le IR, altrimenti mi incasino troppo con la spiegazione. Per cui sostanzialmente, cioè, l'IR tiene conto effettivamente anche delle, diciamo, di quello che è, diciamo, questo filtro nel tempo. È vero che più millisecondi ha l'IR, più il segnale è definito, però ci sono dei limiti effettivamente che non ha senso, oltre i quali non ha senso andare. Diciamo che 170 millisecondi, che è il tempo con cui lavora il sistema Fractal, sono assolutamente abbondanti. Non ha senso lavorare 500 millisecondi, solo più è una cosa come dire avere una macchina fotografica a 280.000 megapixel. È una figata da dire, poi nessuno mai lavorerà con una fotografia che peserà 4 giga a foto, sostanzialmente, perché ci sono una marea di informazioni. A meno che uno non faccia fotografie del telescopio Hubble, non ha senso lavorare con quelle risoluzioni, sostanzialmente. Ecco, questo è il concetto. Quindi concentriamoci sui 170 millisecondi, che vanno più che bene. E, diciamo, per chi lavora con Fractal, diciamo, le IR sono già selezionate, sono già a posto, le potete copiare, non ci sono problemi di fase o quant'altro, che dopo eventualmente vi faccio vedere. Ok. Giampiero Presti, ok, no, from the USA, I wish it understood that was being said, but watching is just a god. Ok, thank you very much. As I told in the beginning of the live stream, after the live stream you can see again the tutorial, and you can activate the automatic translation. Sorry, but I can do the same tutorial in English next days, don't worry. For this evening, the tutorial is in Italy. Thank you very much, but if you have questions, you can place the question on the chat and I will try to answer you. Thank you very much. Hi D3, I don't know if the nickname is correct. Ok, quindi viene modificata nel tempo e registra la posizione del microfono. Yes. Molto bene, andiamo avanti, ragazzi. Quindi, allora, poi possiamo provare delle altre IR, per esempio Brit 60 GB, questo è un altro tipo di IR. Questo è un po' più cidina, cosa dite? Per esempio, sentite questo è sempre un Greenback 70, adesso non so che cassa sarà, però... C'è tutta un'altra cosa, Sentite, questo costruttore, per esempio, fa suonare le IR un po' più bright, ma probabilmente anche la cassa che suona più bright, ad esempio, anche nonostante abbia Greenback, sentite che roba. Per esempio, prendiamo questa di Fractal. Oppure questa prerola. Insomma, questo è un po' il criterio. Vedete, poi ci sono anche le legacy, che sono qui, per esempio. Ok, ho la Beatle GB. Molto bene, io direi che torniamo un attimo indietro. Mi seleziono questa qui, la 57.
Questo mi piace perché ha un bel attacco crisp, molto molto bello. Però allora, visto, accolgo la richiesta di Sabino che mi dice: ma metti una miscela tra 57 e 121. Molto bene, effettivamente è quello che adesso vado a fare. Proprio perché molto spesso si fanno le combinazioni di due microfoni. Quindi vado a prendere sul picker 2, ok. Quindi sul blocco, quindi su AXFX 3 ne potrei combinare 4, ma 4 effettivamente è tanto, già 2 comunque va molto bene. Allora vado a prendermi col picker, faccio 4x12, anzi mi scrivo GB direttamente, e vado a prendermi ad esempio, io andrei a prendermi la 160, perché invece che la Royer 121 mi prendo, poi ma comunque proviamo, perché la 160 suona, è sempre un ribbon, suona bella cicciona come piace a me. Allora, vi faccio sentire cosa vuol dire accoppiare le due IR, se tutto va bene. Adesso è in mute perché vedete che diciamo c'è la M è selezionata. Metto in mute a 57. Ecco, allora qua succede una cosa, ragazzi. Accoppiando le IR, anche se sono, se singolarmente una suona scura e una suona chiara, nel momento in cui le sovrappongo non è detto che il risultato sia sempre eccezionale. Io per esempio queste due insieme non è che mi faccia impazzire, francamente perdo di diciamo sotto le dita, considerando che io sto pensando al dopo, ragazzi, quindi sto pensando al risultato finale, che a me serve comunque avere un suono che abbia delle alte un po' più frizzanti, quindi quelle alte lì me le voglio tenere belle da parte perché mi serviranno, e le basse sono belle finché sono da solo, nel momento in cui sono nel mix quelle basse lì devo andarle per forza a tagliare, quindi devo fare i conti se effettivamente questa IR così cicciona mi serve, piuttosto invece posso provare a metterci una IR, una Royer 121 anziché una 160, per diciamo spostarmi, invece che proprio medio basse basse le alzo un pelo. Ok, quindi vado col picker, ok, vado sempre in GB, ok, faccio il pin invece che usare. Provo a levare 121. Ecco, questo già mi piace di più. Ok, andiamo a vedere il risultato con e senza. Chiudo qui. Non male, così mi piace. Molto bene, adesso che le ho selezionate, la cosa che vado a fare è sicuramente tagliarmi le basse, perché le basse sono effettivamente troppo, cioè sono belle da sentirsi adesso così, suono bello ciccione eccetera eccetera, però ragazzi quando poi suonate nel mix vi danno parecchio fastidio, quindi si va nella parte di preamp. Più o meno di solito tutti i lettori di R hanno la possibilità di impostare il low cut e l'high cut, questo è più o meno di tutti. Io consiglio di mettere low cut almeno a 100, 100-110, poi dipende un po' da quanto scuro è il suono, ma andate a suonare sulle basse in palm muting, il suono deve essere bello intelligibile, non deve spanciare. Poi tra l'altro, se avete provate magari con dei, diciamo, un impianto con i sub, sentite che il suono, i sub si imballano, vuol dire che siete troppo bassi. Fate sta roba qua, sentite adesso, sentite che questi bassi qui sarebbero impossibili. Adesso io li sento bene perché comunque questi NIR qua me li fanno sentire bene e sento subito che non possono andare, sono belli perché sono gonfio, ma questo suono qua non va assolutamente bene nel mix, quindi tagliate comunque sempre almeno a 100 se non di più.
Vedete, io l'iCut, per esempio, io lo lascio così come sta, 10.000, perché a me piace questo suono frizzante, perché dovevo andarlo a tagliare. A me, siccome ho già selezionato le IR che sono combinate, io lo lascio così come sta, e quindi va bene così. Ritorno sul cabinet, provo a toglierlo, vediamo. Ah, direi che ci sta. Bah, mi piace. Ok, vediamo se ci sono... alla fine è sempre una questione di gusti, assolutamente, Sabino. Cioè, qui siamo veramente in un campo... io non sto dicendo... Hai fatto bene a tirarmi fuori questa cosa. Cioè, io non voglio che voi dici... Ah, Marco Fantò ha messo queste aree qua, vuol dire che vanno bene. Assolutamente no. L'importante è capire come si, cioè qual è il criterio di scelta dell'IR. Poi ognuno mette quello che vuole e fa quello che vuole, però ricordandosi come andare a navigare all'interno dell'IR. Questo è il motivo della, diciamo, è il senso del tutorial. Il tutorial deve darvi le indicazioni e il criterio con cui vanno scelte le IR. Poi quelle che scegliete ovviamente è, diciamo, a far vostro, sostanzialmente, ci mancherebbe. Bene. Allora vediamo qua Giampiero. Accoppiare 2R ha senso solo se la seconda ha una banda di frequenza maggiore, direi, altrimenti si poteva tenere solo una con una banda più stretta. Ma non ho proprio ben capito, cioè l'accoppiare 2R tra di loro è, come dicevo prima, la prima IR col 57 ha, diciamo, mi fa suonare la chitarra molto sulle alte e mi dà poca ciccia sotto. La seconda serve per accoppiarmi. Faccio esattamente quello che si fa con il microfono, con i microfoni. Quindi metto due microfoni proprio per avere una copertura di frequenze più gradevole. Ma questa copertura è molto soggettiva comunque, perché magari il microfono messo in una certa posizione, poi un certo tipo di microfono, cioè bisogna cercare di andare a naso e trovare quella che sembra che ci dia più soddisfazione dal punto di vista sonoro, ragazzi. Il cutoff che stai cambiando si riferiscono alla combinazione delle due IR, certamente sì, perché allora io posso in questo caso nel fractal fare il cutoff delle singole, ok, oppure di tutti e due, eccolo qua. Io preferisco di solito metterli insieme e poi fare sempre il cutoff generale, però volendo io potrei anche gestirlo direttamente diciamo per le singole IR. Mattia Rolo, ma taglia anche sulle alte? Vedo un 10 high cut, 10k. Io non, infatti lo lascio lì, anzi volendo potrei anche alzarlo. Assolutamente, mi piace. Lo lasciamolo a 10. Io non andrei a abbassarlo. No, mi toglie proprio dinamica. Cioè mi proprio... Ok, a me piace così. Attento più che seguire una puntata di Piero Angela, effettivamente. Ho capito, Fantono. Combina l'IR e poi modifica il range delle frequenze del prodotto delle due refrenando la banda finale. Esattamente, Giampiero. Eccolo qua. Vedo che i tagli sono in ambiente preamp e non in cabinet. Esatto, io preferisco fare così. Cioè, nulla vi toglie di fare diversamente. Cioè, potete tagliare in fractal, potete tagliare sia i cabinet con low cut qui, quindi singolarmente. Poi tra l'altro potete anche decidere qual è il filtro di taglio, quindi a 12 dB per ottava, oppure a 6, 18. È la, diciamo, la pendenza del filtro questa qui. Lì dovete un po' provare, perché ci vuole un po' di orecchio fino per sentire, però c'è una differenza. Ecco. Quindi è come dire, faccio un taglio netto, ok?
oppure faccio un taglio leggermente smussato. Questo è il core. Poi, per esempio, posso impostare il livello delle due IR, quindi posso regolare anche la presenza di una o l'altra. Il proximity è un effetto che praticamente è l'effetto che, diciamo, ha il microfono quando si avvicina molto al cono e quindi tende proprio a spanciare. Bello, molto bello, ma molto pericoloso, perché il proximity gonfia troppo sulla frequenza. Infatti lavora la frequenza del proximity, se poi tra l'altro si può impostare su, se non ricordo male, fatemi, credo sul room air, eccola qua, che è 120 Hz, che è proprio la frequenza che bisognerebbe tagliare, a cui si taglia. Quindi bisogna stare un attimo attento su come si imposta il proximity. Vi faccio sentire l'effetto comunque. Sentite, cioè, ho una marea di basse che bello, però io tendo a non usare. Semmai, diciamo, lo uso su una IR, che per esempio, se io adesso spengo la IR col Royer e attiro il proximity, è come se mettessi dei bassi su questa IR alla fine. Però, diciamo, usatelo con cautela, perché questo qua, se poi andate in impianto, il fonico ve lo taglia subito, perché cioè, vi sfora i subwoofer. Piuttosto è meglio. Se la sento un po' troppo alta, col livello. Ok, poi vedete che c'è anche il pan, la possibilità di impostarle a destra e a sinistra, e questo è per esempio abbastanza carino, perché in stereo io posso anche prendere le due R e pannarle a destra e a sinistra e aumentare l'immagine del suono senza in realtà creare un vero e proprio stereo, ma c'è una differenza. Sentite che roba? C'è una dimensione diversa del suono, eh? Dovreste sentire allo stereo, quindi dovreste sentirlo bene. Ok, aspetta che nascondo. Lo estremizzo. In questo caso i due canali sono proprio diversi. Il suono è più aperto. Cioè, ho creato un'immagine stereo da un suono mono, è una figata, praticamente sfruttando il fatto che le due IR comunque hanno, diciamo, non hanno la stessa fase, e quindi ci sono delle leggere differenze e queste creano. Io vi consiglio, attenzione, non esagerate molto con lo stereo, perché poi se voi andate a suonare su un impianto dove è mono, fatevi sempre un preset stereo e poi anche lo stesso preset in mono, perché se vi capita di andare a suonare in un impianto dove dovete suonare per forza mono, per esigenze particolari, avreste due canali troppo sbilanciati tra di loro. Quindi tenete, diciamo, la regolazione delle due IR, io la terrei, per esempio, in questa posizione, che dovrebbe essere già più che sufficiente. Ok, domanda stupida: è possibile importare IR da FM3 a X8? No, perché le IR di default sono memorizzate all'interno, non è possibile esportarle. Se le vuoi, ci sono nel Wiki Fractal, è indicato a che cabinet corrispondono e ti puoi comprare il cab pack relativo. È la stessa cosa tagliare i bassi su cab oppure preamp? È la stessa cosa, diciamo, l'unico che nel preamp li taglia per tutti e due i cabinet, come abbiamo detto prima. Domanda stupida, ok, l'abbiamo detto. Sì, Marco, ho avuto problemi di connessione, forse hai già parlato. Quando usi due R, linee e le forme d'onda? No, devo ancora parlarne, Sauro. Adesso ve lo faccio vedere.
No, non è una questione, Andrea, di sistema operativo, è una questione proprio di... perché la stessa IR va su uno e sull'altro, è una questione che nel firmware di Ares, che è il nuovo sistema operativo, hanno incluso le IR come add-on dei nuovi sistemi, sostanzialmente, per cui non le puoi salvare per i sistemi vecchi. Ok, Marco, cercavo delle buone G12 65 per il suono blues e ne sono poche su FM3. Alternative su quella timbre, cos'altro potete ascoltare su FM3? Non lo so. G12 65, bah, dopo proviamo a vedere. Adesso non mi viene in mente. Diciamo, è un cono che non ho mai utilizzato. Drive e Saturation nella sezione preamp possono servire per aumentare la qualità dell'IR? Servono sostanzialmente, poi ci sono tutta una serie di parametri come il Drive e Saturation che servono a... io non li uso mai, francamente. Praticamente il Drive serve per... Allora, tanto perché abbia senso, bisogna attivare il preamplificatore. Cioè, io posso attivare una sorta di preamplificatore sulla IR, ok? Che mi permette, e qua andiamo sul mega fino, ragazzi, che mi permette di dare un'ulteriore equalizzazione. Quindi, se io vado, per esempio, allora qua ho dei amplificatori bipolari, Exciter, FET1, FET2. Adesso non chiedetemi perché non li conosco nemmeno io tutti. Per esempio, mettiamo un amplificatore tube, ok? Ci sono. Il suono cambia, ma cambia significativamente. Tra i vari suoni posso mettere un drive. Sentite che roba. Vedete, qua c'è anche il V-meter che mi dice quanto sto. Il drive in questo caso è la distorsione naturale del cono, perché anche il cono distorge. Ok? Quindi è come se io pompassi il cono a palle e quindi a un certo punto comincia a gracchiare. E anche quello è un effetto che io posso simulare. Sentite che roba. Io francamente non lo toccherò, praticamente non lo attacco mai, però se volete divertirvi posso aumentare i medi. Sì, simulazione del cono invecchiato, infatti. Vabbè, in questo caso è come se avessi ho messo un drive per simulare i coni invecchiati con un tube preamp. Sentite cosa succede quando lo tolgo. Ok? Quindi volendo potete anche attivare questo preamp. Ma la parte pre, no, si riferisce a quella del microfono? Diciamo di sì, anche se qui è una simulazione del microfono e del comportamento comunque del cono fondamentalmente. Quindi in questo caso Drive Saturation è come se andassi a introdurre delle equalizzazioni perché magari il cono comunque originalmente non è più così, è stato modificato dal tempo, quant'altro. Quindi è un'ulteriore equalizzazione, non è una cosa, come dire, naturale dell'IR, perché l'IR l'informazione è già stata presa, è già stata salvata, quindi tu puoi ulteriormente modificarla con queste tipologie di preamp, che è come se avessi praticamente se avessi il tuo microfono che entra dentro un preamplificatore, in questo caso a valvole, con i tre controlli, alti, medi e bassi, il drive, la saturazione, che poi ti vanno a simulare, il fatto che comunque il cono si deteriora, per cui è una certa saturazione, un certo cambiamento del suono in generale. È il guadagno del pre microfonico. Sì, diciamo che vai anche a appunto lavorare sulla saturazione del cono, praticamente simulando effettivamente il fatto che comunque il cono dopo un po' tende a cedere. Per la selezione di IR per chitarra acustica classica, praticamente la stessa cosa, non cambia assolutamente niente. Andiamo avanti.
sulla parte room air. Questa è una parte che può essere interessante. Allora, vi ho già fatto vedere il proximity frequency, che è praticamente proximity frequency, che è la frequenza, diciamo, a cui lavora, diciamo, l'effetto proximity. Quello che può essere interessante è che io spesso utilizzo, sono praticamente il room level, praticamente la possibilità di impostare una early refraction reverb, quindi quel classico riverbero naturale che si ha quando la cassa è all'interno. Perché quando io prendo l'AIR, io la prendo, teoricamente il microfono è estremamente vicino al cabinet, quindi c'è un'influenza dell'ambiente in cui ho ripreso l'AIR, però non è tanto. Io posso, diciamo, creare l'effetto della stanza dove non è un riverbero, ma è un riverbero estremamente corto, e quindi creo praticamente quel cosiddetto amp in the room che piace tanto ai signori analogici. Andiamo a sentire l'effetto che fa. Potrei anche togliere il riverbero qua. Sentite? Quindi c'è proprio è il riverbero stanza. Considerate che è una stanza da 10 metri. Io posso aumentarla. Poi ho praticamente le low frequency damping, quindi il calo delle basse frequenze, il calo delle alte, lo spazio del micro, quanto il microfono è distante. Sentite, sembra di essere in una stanza. Sentite che differenza? E a me fa impazzire questo room level nei suoni come questi, nei suoni crancettini, perché gli dà proprio quelle. Sembra di avere l'amplificatore dentro la stanza. Fighissimo. E poi c'è anche il floor reflection, quindi i riflessi del pavimento. Sto esagerando, ovviamente, però. C'è una figata, è pazzesco. Ci sono degli effetti che sono veramente grandiosi. Molto bello. Poi un'altra cosa che a me piace particolarmente, ma è il controllo AIR. L'AIR praticamente lascia passare parte del segnale diretto del cabinet. E voi dite, ma perché? Provatelo e dà un funzionamento particolare. A me piace soprattutto su questi suoni qua. Cioè, se io lo metto al massimo è come se non avessi l'AIR. Ok? A me piace, a me piace, e infatti un pelettino glielo do sempre. Molto bello. Vi faccio sentire senza il room level come cambia.
Anche il suono si diventa più piccolo. Infatti io lo metto sempre proprio perché proprio mi dà proprio una sensazione di realismo sotto le dita, che è qualcosa di spaziale. Quindi vado a rimettere il mio riverbero dopo averlo messo. Bellissimo, molto bene. Poi ultima cosa, scusate, ritorniamo sul cabinet, è l'allineamento delle IR. Ecco, questa è una cosa che avevamo detto prima. Questa è una cosa che esiste su pochi sistemi. Io fino adesso l'ho vista su Fractal e su THO, che è un plugin. Su altri sistemi effettivamente non hanno. Cosa succede? Questo è l'allineamento delle forme d'onda. Questa è la IR, come è rappresentata graficamente la IR. Vedete che non è proprio un filtro, ma è un filtro in fase. E vedete che 0, 1 millisecondo, 2 millisecondi, 3 millisecondi, praticamente poi l'informazione non serve. Quindi già dopo 3 millisecondi vedete che non c'è più una vera e propria informazione. È importante allineare le due IR tra di loro, perché se non sono allineate, questo può succedere perché dipende da come sono state registrate le IR. Non tutte le IR, effettivamente ci sono le IR che possono essere messe in questo modo qua. Ok? Cioè c'è questo ritardo, ok, dovuto alla distanza del microfono. È quel discorso che vi dicevo, che in alcuni costruttori trovate le IR RAW. Nelle IR RAW praticamente vedete questo ritardo iniziale, che è praticamente la distanza, diciamo, del microfono, che viene tutta la distanza del microfono dal cono. È piccolissimo, perché qua, vedete, è, non so, 2-3 decimi di millisecondo, però c'è. Le MPT solitamente partono da zero, quindi sono così. E non vi creano problemi nel momento in cui le accoppiate. Diciamo, teoricamente le RAW sono più ricche come IR, però insomma, ragazzi, io non sono mai riuscito a sentire la differenza, per cui uso sempre le MPT e buonanotte suonatori. Scusa, si riesce a visualizzare le IR in frequenza? È questa, questa è la frequenza, ragazzi. Cioè, in ordinata c'è il tempo e in ascissa c'è l'ampiezza del segnale. Quindi questa è la frequenza delle IR, come viene rappresentata. Infatti questa, quando la fai suonare su un file wave, fa toc, ed è questo, quel toc è questo affare qui, sostanzialmente. Se io sposto la IR con il controllo distanza, sentite come cambia? È importantissimo che questo sia bello in fase. No, sono nei tempi. Sì. Quindi dovresti ragionare in inverso, però non so se si può rappresentare la IR in frequenza, francamente, perché la frequenza è quella che tu metti dentro. Esatto. Cosa servirebbe visualizzarla in frequenza? Ok, però... va bene, però diciamo l'importante, diciamo, non è rilevante sapere questa cosa qua. Cioè, l'importante è capire, diciamo, come si accoppiano le IR tra loro. Come si derivano le IR. Allora, vi rimando a Giacomo Pasquali, che le fa e che conosce tutti questi dettagli. Io non ho, diciamo, capacità così approfondite. Io mi occupo a quello che credo che interessi più a tutti, come si combinano le IR tra di loro. Cioè il discorso della frequenza, questi dettagli qua sono per chi le fa le IR, siccome non credo che qua le facciano tutti, e quindi e chi le fa solitamente sa di cosa sta parlando. Ok, molto bene. Ok, allora abbiamo visto tutto.
Abbiamo visto tutto per quanto riguarda l'AR. Poi, ovviamente, adesso io ho preso queste qua che sono Greenback e potete fare chiaramente qualsiasi altra accoppiata con altri AR, eccetera, eccetera. Una cosa importante sul mondo Fractal è che nel blocco amplificatore, okay, c'è anche la parte speaker. E questa parte speaker è abbastanza importante perché praticamente va a simulare il comportamento dinamico dell'IR, cioè il comportamento dinamico del finale a seconda del cono a cui viene accoppiato. Sostanzialmente, cosa succede? Il cono, una volta collegato al finale, praticamente si muove. Questo muoversi chiaramente ha delle ripercussioni non solo sull'aria che sposta e quindi il segnale che sentiamo, ma ha delle ripercussioni anche sulla parte del finale. Quindi ogni cono ha la sua curva di risposta. Sostanzialmente, vedete che qui io posso andare a scegliere, oltre a regolarmela volendo, posso andare a scegliere il tipo, e non vi consiglio di farlo, potete andare a scegliere il tipo di cassa con cui è associata. E questo tipo di amplificatore, per esempio, vuole il Greenback, e quindi va bene così. Però vedete, se io clicco qua, compaiono tutti i vari cabinet per cui è stata creata la curva di risposta. E ci sono dei cambiamenti che a volte sono importanti. A volte si possono fare dei mix, per esempio le Brit AX, siccome io sto usando le AX in questo momento, potrei andare a, diciamo, selezionare queste e vedere, diciamo, cosa succede. C'è un piccolo cambiamento che potrebbe piacere. Anzi, mi piace effettivamente. Anche le basket qui non sono male, però. Lasciamo le AX, sono troppi bassi sulle basket wave. Ok, ecco, questa è una cosa che io vi suggerisco sempre di andare a vedere. Cioè, una volta che avete selezionato l'IR, soprattutto se fate delle combinazioni diverse, per esempio, se io voglio andare a lavorare anziché con, allora intanto salviamo questa patch che la chiamiamo FMMFIR. Ok, se io voglio creare una cassa diversa, andiamo a creare sul canale B, dove questa volta voglio andare a mettere, per esempio, fare la stessa cosa con i Vintage 30. Quindi scrivo V30 qui. Ok, e vado a scegliere, per esempio, la stessa combinazione delle sempre usando le AX. Eccola qua, 57A, vediamo cosa succede. In questo caso il D non è che sia così bello. Per praticità lasciamo la A, ok, e facciamo la stessa cosa qui con il Royer, quindi V30. Ok, dove andiamo a vederci, per esempio. Selezioniamo, adesso non stiamo a fare la ricerca perché sennò perdiamo troppo tempo. Ok, sentiamo il confronto tra uno e l'altro. Quindi bisognerebbe usare una IR un po' più brillante. Eccola qua. Vediamo. E qua ho proprio due suoni che si sente la differenza tra il Vintage 30 e il Greenback, si sente tanto. Il V30. Se io dovessi fare comunque, mettiamo che questa cassa mi vada bene, qui dovrei andare sul blocco amplificatore e andargli a dire di utilizzare il Vintage 30 da qualche parte, se c'è. Vediamo, eccolo qua, V30. Era una 1x12, scusate, devo tenere 4x12, V30 c'è. No, in questo caso non è stata fatta, per cui scelgo sempre la X.
anzi probabilmente sarà la Euro, probabilmente, che è la cassa Bogner, che è il vintage 30. Qui è, il senso del discorso è: andate a provare anche a variare la curva di risposta del finale, perché diciamo a volte i suoni sono molto interessanti. Ok? Questo è il senso. Se ve lo ricordate, poi non è obbligatorio assolutamente che lo facciate, ecco, questo sicuramente. Ok, vediamo un attimo, vedo che c'è il discorso delle frequenze che vi interessa, però ripeto, non è argomento di questa sera andare a parlare, perché diciamo si entra dentro un ambito che diventa troppo complicato. Cioè, questa sera vi voglio solo dirvi come, cioè, sul vostro fractal andare a combinare le aree tra di loro, ok? E quindi, siccome non c'è l'analizzatore di spettro, è inutile che parliamo di frequenze. Molto bene, la frequenza di sull'axe con il tone match, se non sbaglio, sì, c'è il tone match, però vabbè, sono veramente cose, cioè dopo alla fine sono le vostre orecchie, ragazzi, che decidono tutto. L'analizzatore di spettro può essere interessante, ma Brit TV, ecco, può essere, okay, poi Daniel, se ti danno indicazione su quello consigliato, ma poi ci scegli tu l'orecchio giusto. Esattamente, Andrea. Ok, molto bene, ragazzi. Direi che a questo punto possiamo andare a ragionare, per esempio, su un ampli clean. Cosa dite? Allora, abbiamo visto fino adesso un ampli distorto, e secondo me suona bello. Poi ecco, vi consiglio sempre, una volta che avete fatto questi suoni qua, l'importante è andare a beccare qualcosa che, cioè tipo una basettina, vediamo, vi prendo una base, perché è importante, il suono da solo è una cosa, ma il suono va sempre calato su quello che dovete suonare, altrimenti diciamo non ho fatto tutto un lavoro per niente, perché poi magari mi accorgo che questo tipo di suono non va assolutamente bene col tipo di mix che voglio creare. Per esempio, mettiamo che questo sia un suono molto rockettone, per cui ci va bene una roba tipo AC/DC style, no? Quindi la mettiamo su, vediamo come suona questa roba qua. Fatela sempre questa prova. Ok, direi che a me mi piace così. Comunque, da spippolatore ex studente di elettronica, ti capisco. Va bene. Molto bene. Ok, ragazzi. Direi che il sonetto è l'importante è questo. Non fatevi, consiglio assolutamente, non fatevi prendere la mano dai bassi, ragazzi, perché i bassi sono una bestia, sono belli da sentire quando, ma soprattutto quando fate così non deve rimbombare tutto. Se sentite coni che si spanciano, vuol dire che i bassi sono troppi. Molto bene, allora andiamo a lavorare sui clean. Andiamo a lavorare sui clean. Ok. Ok. Allora andiamo a selezionare, salviamo questa scena, ok, e andiamo a fare un'altra scena dove questa volta mettiamo un ampli clean. Andiamo sul canale B, mettiamoci un perché vedo, ma dopo un po' faccio fatica a scegliere, le orecchie si stancano e ciao. Eh sì, ragazzi, sul discorso delle orecchie è molto importante, non
Io dopo un po' faccio una pausa, perché dopo tendo ad avere volumi sempre più alti e quindi preferisco fare una pausa, riposarmi e poi riprendere. Ecco, questa è una cosa importante perché le orecchie si stancano. Questo è il live tutorial dei live tutorial, Marco Cereda. Ti ringrazio. Allora, andiamo a prenderci un bel clean, ragazzi. Classico Fender Twin, che per non sbagliare mai, quindi che dovrebbe essere il double verb normal tipo. Eccolo qui. Ok. Ritorniamo a Authentic. Sì, dovrebbe essere questo. Alto, infatti basso un pelo, è perché Les Paul suona. Allora, in questo caso facciamo un'operazione diversa. Andiamo sul nostro cabinet e andiamo a scegliere un cabinet invece adatto al, allora, il B lo lasciamo lì che dovevamo messo i Vintage 30. Cambi cab per il clean? No, solitamente io non faccio quello che. Anche perché, allora, diciamo nell'FM3 il cambio di amplificatore introduce un leggerissimo, cioè si sente che c'è un piccolissimo stacco. È piccolissimo. Se io metto anche il cabinet, lo stacco diventa più grande. Ma a parte questo aspetto qua, io comunque preferisco ragionare come farei con una testata, cioè con una testata vera. Cioè io cambio il canale, vado al clean, ma il cabinet rimane sempre lo stesso. Questo per un'omogeneità di suono. Mi piace avere il clean che comunque sia della stessa famiglia del distorto. Cioè non voglio avere due amplificatori che suonano diversamente. Ma questa è una mia scelta. Però eventualmente lo potete fare. Bene. Allora, per quanto riguarda i cabinet del Fender Twin, a questo punto si fa la stessa cosa. Allora andiamo a prendere, selezionare sul picker. Vediamo, intanto abbiamo sempre il Pignose 57. In questo caso ha senso mettere un compressore all'inizio? Sì, di solito sempre nel senso mettere compressore nel clean, però intanto lasciamo stare la percezione effetti, parliamo sempre di cabinet. Allora, andiamo col picker. In questo caso il Twin mi chiamerebbe una 2x12 e quindi 2x12 e vado a selezionarmi. Qui avrei i Tweed, che sono, cioè, i amplificatori Tweed. Bludo, vediamo qua se ci sono delle cose che mi ricordano il Fender. Double, eccoli qua. Double Verb, tipicamente è il Double Verb, è il Twin sostanzialmente, è il nome del Twin. Quindi vado a selezionare per esempio una questa qui, la Double Verb 57A. Già grosso perché la chitarra è molto grossa. Ma comunque, anche qui abbiamo lo stesso discorso. Mettiamo la prima che va sempre bene. Ok. In questo caso vado a metterci il bright. Abbassiamo un po' l'input drive perché immaginate un Fender Twin con il volume a questo volume qua vi sposta una casa, quindi. Se voglio riportare, ricordatevi sempre, l'amplificatore ai suoi valori originali, faccio sempre Command I o Control I, ok. Tenderebbe a distorgere, quindi abbassiamo qua. Ok, l'input drive lo mettiamo al minimo. Vediamo magari se seleziono la versione Silver Face. È un po' bello, più bella, mi piace di più questa qua. Io tendo sempre a mettere comunque l'input drive. Ok, molto bene. Allora il cabinet abbiamo detto che è questo. Qui potrei fare sempre l'accoppiamento con il Royer, però direi che lo dovrei fare con una chitarra un po' più fina, perché questa qua. Quindi andiamo a vedere sul double verb con il Royer. Andiamo a prendere sempre il primo. Eccolo qui, 121 per esempio, questo ML. Vediamo cosa succede.
non è male, le due insieme non è male. Non sono, abbasso un po' l'input drive. Bello, 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 bello. Le pannizzo un po' a destra, un po' a sinistra. Ok. Ok. Sul preamp vado a tagliare la parte bassa come sempre. Aspetta che faccio vedere meglio che non sto facendo finta di suonare. Ok. Taglio sulle basse e poi ecco, farei quella cosa che ho fatto prima su un distorto, tiro sul room level. Ok. Ma quindi quando stai cambiando le layer, certo, adesso ho fatto due preset diversi, quindi salvo, e quindi nell'uno c'è il cabinet A, nel 2 c'è il cabinet B. Eccolo qua. Poi chiaramente io posso usare il cabinet A, ok? Ma vi ho fatto vedere, ho fatto questo esercizio per farvi vedere come si fa il discorso delle IR con i cabinet clean, cioè con i suoni clean. Se voglio utilizzare, prima abbiamo fatto il matching di delle IR con un amplificatore stile Marshall, adesso ho fatto il matching con un amplificatore stile Fender. E qua poi il discorso si può continuare all'infinito. Se ho un Vox, ancora una volta, per esempio, se voglio mettere il Vox, andiamo a vedere per esempio una, allora, la C-Boost, una cosa, il top credo che sia, top, no, AC, dovrebbe essere AC, no, come si chiama, adesso non mi ricordo più come si chiama, la C20 credo sia. Dovrebbe essere la C, classe A, no, è il classe A30, eccolo qua, non me lo ricordavo. Se voglio fare il discorso col Vox, ok, in questo caso vado a scegliere il suo cabinet, ad esempio, vado a lavorare sul D, vado a fare picker, questa volta sempre 2x12, Vox X30 se non sbaglio, al cabinet. E qua vado a scegliere qualcosa che assomigli a classe A30. Eccoli qua, vedete. Il classe A sono tutti i cabinet basati su Vox. E infatti è il classico suono. Eccolo qua. Prendiamo questo, per esempio. Ok, vediamo con l'amplificatore. Class Bright. Pelo perché un po' questo amplificatore suona basso, quindi lo tiro su sul level. Ah, aspetta che ho sbagliato, riseleziono un attimo questo, allora faccio scena 2, la chiamo
Double, double verb. Ok, e salvo. La 3 andiamo a chiamarla class 30. Class 30, ok. E allora vado a selezionare il cabinet D e l'amplificatore C, il canale C. E qua ho fatto praticamente tre scene, tre ampli diversi. Due. Ok, carino, molto bello questo qua. Avevo inteso prima che non toccavi il cabinet. Io non lo faccio, io non tocco il cabinet, perché di solito per i miei rig tengo sempre il cabinet lo stesso, però in questo caso vi ho fatto tre esempi e chiaramente il cabinet lo devo toccare. Il fatto è che cambiando sia ampli che cabinet effettivamente si sente un po' di più lo stacco tra uno e l'altro. Non è una latenza, latenza è un'altra cosa. Latenza vuol dire che io suono e sento in ritardo il suono. In questo caso l'unico è che c'è uno stacco tra la scena. C'è un leggerissimo stacco, ma è veramente una cosa. Di fatto non c'è neanche più col cabinet, l'hanno eliminato. La stessa cosa. No, non c'è neanche più quello. Quindi si può anche cambiare cabinet. Una volta si sentiva di più. Bello sto AC30, cazzarola che figo. Fatemi alzare un attimo qua. Che bello che sei. Ah, che bello. Figo, figo. Che bello. Che figo che è! Bellissimo. Ok? Spero sia tutto chiaro. Vediamo un attimo se ci sono domande. Ok. Spero sia tutto bello chiaro. Ciao Marco, vedo che sei tester ufficiale di Valar. Come è nata la collaborazione con loro? Da dove viene la loro qualità degli R? Sono curioso di provare il loro free pack. Non so come ci siamo conosciuti. Forse loro mi hanno contattato, forse. Ancora tempo fa, sì. Sono austriaci, è un ragazzo che collabora anche con un'altra. Sono in due sostanzialmente che le fanno. Sono abbastanza. A me piacciono gli R loro perché hanno molta dinamica. Poi, insomma, aiutandoli un po' a testarli, alla fine. Non dico che me le sono un po' costruite, però ma ve le faccio anche sentire, quindi guardate. Poi tra l'altro mi avevate chiesto come si fa a importarla, vediamo se riesco a farlo vedere, se l'editor mi permette di farlo vedere, perché alcuni menu non si riescono a vedere con il stream. Quindi, e tra l'altro, avresti voglia di farci sentire una Freedman B100? Assolutamente sì, allora facciamolo sempre con questo preset qua, facciamo un'ulteriore scena, la 4. Dove vado a usare in questo caso una Freedman, la B100 o la V1, che a me piace, credo che sia comunque la più bella, la V1. In questo caso posso andare a lavorare con una IR di quelle che utilizzo io. Allora, per andare a lavorare con le IR esterne, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, allora si va praticamente nel tools. Adesso qua non lo vedete, però si apre un menu a tendina,
Ok, purtroppo non si vede perché diciamo il software che prende che vi fa vedere la finestra non lo fa vedere. Comunque si apre un menu a tendina, da questo menu a tendina andate su Manage Cabs, ok? E Manage Cabs apre sostanzialmente questo menu qui. Da questo menu qui praticamente è possibile andare a gestire le IR esterne. Ah, vi faccio vedere anche il discorso dello scratchpad, scusate. Allora, il discorso dello scratchpad, facciamo una cosa di questo genere. Allora, facciamo così. Sul canale del cabinet dov'è? Il B, che era quello che abbiamo usato prima. Ok, mutiamo questa. Invece che caricarci l'IR, il cabinet AXV30, che tanto qua non ci serve, andiamo a caricarci una scratchpad, la prima. Ok? Se adesso suona non succede niente perché non è caricato niente, vedete che è empty. Allora, cosa succede? Andiamo su Tools. Cliccate su Manage Cabs, adesso non lo vedete, però cliccate su Manage Cabs, vedete che a un certo punto si apre questa finestra qua. Se vedete questa finestra chiusa così, dovete cliccare, praticamente posizionarvi sul puntino e trascinare a destra, in modo tale che da browser, ok, anche qua purtroppo non ve lo fa vedere, però da browser andate a vedere, aprite diciamo la directory. Eccolo qua, schiacciate Open Directory e chiamate il folder, andate in cerca del folder dove sono caricate le vostre IR. Adesso qua mi si apre il file manager e vado in cerca praticamente delle mie IR. Adesso vi faccio sentire le IR, ultime IR Valhalla che abbiamo testato, si chiama Boa. Ok, adesso vedete che lui le va a caricare. Ok, e me le fa vedere qui sul menu di sinistra. Le metto in ordine alfabetico perché sennò sono tutte mescolate. Ok, allora praticamente vedete che adesso lui mi fa sentire l'audition, quindi mi fa una preview dell'IR sulla scratchpad numero 1 oppure sulla 16, sulla 2, sulla 3, sulla 4, eccetera, eccetera. In questo caso, se vi ricordate, vi ricordo ancora che io qua ho richiamato la scratchpad numero 1 e quindi tutto quello che vado a caricare nella scratchpad 1 me lo vado a sentire direttamente qua. Questo è un modo praticamente per ascoltare in preview le IR senza caricarle sulla macchina. Ok? Ecco perché si utilizzano gli scratchpad. Ritorniamo sul nostro menu. Adesso a questo punto vado a prendermi la Boa. Allora, il cabinet Boa di Valhalla è un cabinet a quattro coni, tutti e quattro diversi dall'altro. Quindi, se io prendo quel pack lì, è come se avessi quattro cabinet contemporaneamente. A me piace tantissimo perché ci sono delle IR che funzionano veramente bene. Anche qui, praticamente, posso andare a selezionare questa, per esempio, sentire. Troppo alto, aspettate un attimo, che si vede che ho settato il volume prima. No. Ok, aspetta un attimo, che è altissimo. Taglio un pelo le basse perché sennò qua mi rimbombano le orecchie, quindi vado sulla parte preamp. Ok, tagliamola sempre a 100 in modo tale. Che bomba che è sta testata, porca miseria. Adesso sto usando praticamente il primo cabinet del Boa. Ritorniamo un attimo sul Manage Cabs. Eccolo qui. Beh, allora, sto usando questa qui che è la prima. Adesso io vado a selezionare la seconda. E questa è la quarta. Vedete, io non sto ancora caricando nulla. La Friedman, ragazzi, è una roba da paura. Cioè, qualsiasi cabinet metto questo è micidiale.
questo è il microfono D202 che è una KG. E questo è una KG che si usava per le interviste, era un microfono da giornalisti, cioè suona da è quello più bello che ha, è solo Valhall. A me piace, infatti lo uso sempre l'AIR del D202. In questo caso le DR sono tutte diverse perché il D, allora A è un cono, il B è un altro, il C è un altro e il D è un altro ancora. Sono quattro coni diversi. Qua è difficile scegliere quale. Questo è carino. Vediamo qua, possiamo scegliere, visto che è tanto cicciona sta testata, potremmo andare su anche su un SM57, fatemi vedere. No. No, niente, il D202 è sempre il mio preferito, ragazzi, mi spiace, ma io sono fissato con questo. Eccola qua, questa qua è la mia. Eccola qua. Ok, adesso una volta che poi voi l'avete selezionata, a questo punto andate a caricarvela su uno slot, mettiamo, adesso io lo metto a caso qui, praticamente prendete, trascinate su, mettiamo lo slot 380, ok, vedete che compare in rosso, dovete premere save, ok, lì c'è un messaggio, attenzione che viene, prac, e praticamente adesso che è in verde, io l'ho selezionato. Adesso chiudiamo il schermo, andiamo su cabinet. Vedete, non dovete più selezionare Scratchpad, ma la posizione 380. Quindi andiamo su All Banks, lo User 1, e andiamo sulla posizione 380, dove sono andato a caricarmi. Vedete, ho la mia R, vado a tagliarmela. Ok, vediamo se non era già tagliata. Sì, non è già ancora tagliata, me la taglio ancora di più perché tanti bassi. Ok, bellissima, bellissima. In base alla scelta del microfono sembra che aumenti il gain. Sì, perché diciamo è una questione di frequenze, chiaramente cambiano molto le frequenze l'una dall'altra. Con i quattro coni diversi, il microfono come hanno piazzato per far IR diverse? Lo stesso microfono lo spostano sui quattro coni, per forza. Che testata Friedman stai usando? Sto usando la BAV1. Mettiamo un po' il gain. Mamma che roba, ragazzi. Curiosità, le IR presenti sulla macchina nascono come simulazioni digitali da zero o sono derivate dalla registrazione analogica digitalizzata successivamente? No, le IR si fanno sempre nello stesso modo, Giampiero. No, adesso io non ho mai fatto IR, so che di solito si usa, cioè, tra l'altro anche il Fractal può farlo, genera l'impulso, metti il microfono davanti all'ampli e ci vuole un finale in classe D, proprio perché non ha, che non ha,
che, diciamo, che il segnale sia proprio puro, che non ci siano modifiche da parte del, del segnale e viene memorizzata. Poi non so, ti so dire altro. Il microfono usato nell'AIR è un condensatore. Adesso non lo so cosa sia, il D202 credo sia un dinamico, credo. Non lo so di preciso, ma è un microfono da giornalisti. Cioè, so che è una roba strana. Era una cosa che volevo farvi vedere. Mi è passata. Vado a controllare sullo speaker perché su qua andare a capire. Vabbè, lui usa la 412 Friedman, però qua bisognerebbe provare, diciamo, la curva di risposta che si adatta meglio a questo tipo di IR. Qua potrei provare alcune. Secondo me cambia dalla Friedman alla Euro. Britto non è male. Bellissima, bellissima ragazzi. Ok, è una V30, mi sa. Dici? Proviamo? V30. Ma c'è uno, solo uno per 12 V30. No, questo è un basso. No, diceva il Britto, non mi dispiace. Sì, non è che bisogna scegliere per forza la cassa, c'è un'ulteriore possibilità di andare a regolare il suono. Ok, molto bene. Ma allora abbiamo fatto, salviamo, questo lo chiamiamo Freddy. Ok. Andiamo sulla, questo è la, abbiamo creato quattro suoni. Ah sì, stavo dimenticando delle early reflection, ragazzi, è importantissimo. Su questo cabinet qua è fondamentale. Sentite che roba, perché già è grossa così. In più, se si comincia a lavorare con il room e l'air, diventa ancora più bella. Cioè, è bellissima, eh? Sentite quanto spazio, quanto apre. Vedete che accordo. Così è dritta. Manca un chorus, poi ti cresce la barba da Zakk Wylde. Mettiamo subito il chorus. Mettiamo così qua, eh. Tipo questo qua. Oh,
Bellissima, ragazzi, che suonazzo. E questa qua è, questo è il motivo per cui a me piacciono tantissimo le IR. Vi faccio sentire lo stesso suono, per esempio. Questa è quella la IR, ed è una solo IR di Valhall. Vi faccio sentire lo stesso suono fatto con, per esempio, le Brit che avevamo usato prima. Non è male, però mi sa molto più realistico quella di prima. È apertissima. Mia, che meraviglia, che meraviglia. Poi, se vogliamo metterci un piccolo delettino, delay così, giusto per dargli un po' di tac, mettiamoci un delay, uno stereo tape così in stereo. Cosa vuoi metterci di più? Eh? Cosa vogliamo metterci di più? Ok, Marco, mi suona il Really Got Me di Van Halen. Cioè... mettiamoci anche un bel flangerino davanti, vogliamo fare la vanelliata. Tac, phaser, c'è anche sul nuovo, ragazzi, c'è il phaser che è bellissimo, è lo Stripe 90. Va bene, va bene, va bene, mi sto lasciando prendere la mano. Ok, cos'altro posso farvi vedere? Allora, questo salviamo, andiamo, che controllo il Kleenex sia a posto. (Susurra)
Rossino. Ecco, poi ricordatevi sempre, che è sempre importante andare a, a sentire il suono, all'interno del mix, perché fare i suoni da soli a volte sono belli, però ricordatevi sempre l'insegnamento di andare a sentire le tracce isolate per sapere, per sapere come com'è il suono di alcuni album famosi, che in realtà non è come sembra, quindi è molto più svuotato sulle basse, per esempio. Ecco, quindi questo è estremamente importante, e quindi vi consiglio sempre di andare a beccarvi, per esempio, vediamo se ho qualcosa di ecco, per esempio, questa cosa, la Lukather, per esempio, certo, per capire se il suono che abbiamo fatto. Devo accordare, eh. Provate col pulito. Adesso si va di distorto. Senti come buca, pazzesco. Un po' di distorsione, io solitamente metto un drivettino davanti, fast boost col drive basso. Questo suono qua mi sdereno. Cioè, a parte che questa chitarra qua c'è un sustain, e no, sto suonando in cuffia, quindi non c'è rientro dei monitor, è pazzesco, c'è un sustain infinito. Infatti gli metto sempre il dry davanti, anche proprio per dargli questa punta sulle medie. Cioè, quindi tengo il suono leggermente, non è proprio distortissimo, quando... Aspettate, eccolo qua. Ok, no.
Non è distortissimo. Ok. E l'importante sempre, ragazzi. Oh, scusate che non, se non vedete l'editor. Buonanotte. Aspettate che ve lo metto di qua, tac, così. Eccolo qui. Praticamente tengo sempre questo drive, ok, con il drive basso, e mi fa proprio solo da boost, proprio per il drive tipicamente mi, diciamo, mi dà quella punta di MIDI che mi fa uscire un po' di più il segnale, diciamo, il lead. E basta, non metto altro. Vediamo un altro. Se si sviluppasse il fractal accettando segnali analogici finali desiderati, costruendo il ritroso in automatico segnale setting dei vari blocchi, prendendo tutto il mercato attuale analogico, mica poco. Accettando segnali finali desiderati, costruendo il ritroso in automatico setting dei vari blocchi, prendere. Ma lo fai con il tone match, Giampiero. Ma il tone match fa esattamente questa cosa qua. Sostanzialmente, quindi tu hai un amplificatore, ci metti il microfono, parti da un amplificatore che più o meno gli assomiglia, ci metti il microfono da davanti e lui ti crea una sorta di filtro che ti matcha l'amplificatore. Se lo vuoi fare è esattamente quello che fa il camper sostanzialmente. Però a me il modeler piace proprio perché mi permette queste regolazioni, che sono le regolazioni che troverai nell'amplificatore. Cioè non, io non voglio partire da un suono analogico e fare. Almeno io, ovviamente, non mi interessa tanto avere suono, mi piace proprio spippolare per tirare fuori il suono che voglio io, che non deve essere per forza quello che è nella realtà. Cioè, il suono ce l'ho già in testa come lo voglio tirare fuori, anzi, magari ce l'ho in testa e magari quando me lo costruisco scopro che ce n'è uno ancora più bello di quello che avevo pensato. Cioè, per esempio, questo suono di Friedman qui è qualcosa di devastante, ad esempio, perché non devo ancora provarlo con questo cabinet nuovo di Valhall, che lo sto usando proprio adesso, è appena uscito. Se vi interessa lo trovate appunto nel sito, guardate, perché è veramente molto bello. Ve lo faccio vedere. Valhalla, IR. Eccolo qui, eccolo qua, il V2 Boa. Ve lo condivido. Eccolo qua, è il V2 Boa. Orange Cab, praticamente è l'Orange, è il cabinet che io ho sempre utilizzato. Ah, scusate, che è andato via, dove è finito? Eccolo qui. È il cabinet che io ho sempre usato l'Orange loro, solo che in più ci hanno messo praticamente, praticamente in più degli altri cose. Quindi c'è un G1275, un Celestion. G1280, un VGS Veteran 30 e uno Schoenbeck SA14. Quindi ce li avete tutti, è fantastico. A me piace veramente. Poi c'è proprio una risposta che è qualcosa di sensazionale, veramente molto bello. Molto, molto, molto bello. Sotto le dita è proprio quella. Ciao Marco, quale IR di Valhalla preferisci comprare? Per me sono le Orange, però adesso uso la Boa perché nella Boa c'è la Orange e altri quattro coni che effettivamente poi vado sempre a utilizzare. Un negozio fisico fuori città. Ciao Marco, mannaggia, mi sono perso la diretta. Ho comunque qualcosa oggi, l'ho concluso. Ho ordinato la Tokai Japan Les Paul arriverà l'8 gennaio. Wow, bello. In negozio fisico fuori città, autorizzato a Gold Music. Molto bene, bravo. Tanta roba, cioè questa qua sono innamorato, ragazzi, sono veramente innamorato. Sto Les Paul qui è qualcosa di fantastico. Insomma, lo sentite. Cambiare le corde, però. Ok.
c'è ancora le corde originali. Voglio fare una, vediamo se con questo riesco a fare qualcosa di. Devo fare una cruzata un attimo, che sto facendo uno spippolamento. Ricordatevi sempre che quando mettete gli effetti poi bisogna toglierli. Ok, il drive lo seleziono dal blocco amp, me l'ha consigliato tu ed effettivamente risparmio. Sì, effettivamente, cioè, potete usare il drive anche da qui, no? Dal blocco dov'è che è? Dal preamp, puoi usarlo anche da qui, quindi usare, in questo caso metti il fast boost, ce l'hai anche qui e quindi lo puoi usare qua. Aspetta che no, non avete visto l'editor, scusate. Quindi nella parte preamp, se volete risparmiare il blocco drive qua, ok, andate nella parte preamp e potete abilitare il boost qui e usare il fast boost, che è praticamente questo drive qua usato come boost dell'ampli. E quindi vi risparmiate il blocco. Allora, prima mi dicevate, per esempio, di usare, io ad esempio preferisco usare sempre lo stesso cabinet, perché questo qua mi cambia il suono, non mi piace. Allora uso lo stesso cabinet, ad esempio usiamo questo. È il B, che ha un suono più vicino a quello originale, perché a me non piace cambiare, cioè, mi piace cambiare anche l'amplificatore, ma mantenere lo stesso cabinet. Un attimo il delay, perché sennò è quello di prima. Eccolo qui. La Friedman. We'll be right back.
Tante volte mi chiedete perché non metto, perché metto il cabinet e dopo metto i delay. Il solito discorso, volete provate, fate così, plaft, e sentite che schifezza. Sentite che scuri che sono gli effetti. Perché il cabinet è un filtro e quindi va a tagliare tutti gli effetti e tutti gli effetti d'ambiente, oltre che li rende mono, tra l'altro. Che dinamica, cioè questa chitarra qua, ragazzi, è qualcosa di c'è sempre il suono della Friedman, col pica... con il volume abbassato, sentite che rimane tutta crispy. I pick-up originali sono cambiati, no no, assolutamente tutto originale qua, anzi è la cosa più bella di questa chitarra qua, sono i pick-up, ragazzi, sono qualcosa di perché suonano bene, i clean sono fantastici, sono veramente qualcosa di eccezionale, è proprio... belli puliti, belli brillanti, non sono i classici impastati. È cosa che mi fa impazzire queste chitarre qua, che solitamente io sui Gibson cambio sempre pick up perché sono sempre... abbasso un pelo che è troppo alto, ok, dove, aspetta, no, qua ho sbagliato. Sì, poi c'è, diciamo, uso anche il plettro in agata, quindi questo aumenta anche di più l'attacco. Quindi lo sentite. Ok, comunque i live di Marco a volte hanno un problema, ti mettono voglia di suonare e smetti di ascoltare quello che racconta. Direi che è fantastico, ti ringrazio. Aspetta un attimo, Giuseppe. Per sentire direttamente la chitarra, che cuffie usi? Ok, allora, sulle cuffie vi dirò, perché domani, credo, spero, mi dovrebbero arrivare i nuovi. Allora, io qua sto usando, e ho sempre utilizzato queste qua. Ma farò una puntata apposta su questa cosa qua, perché ultimamente ho fatto degli esperimenti. Allora, io uso le Beyer Dynamic, le 7770 Pro. Queste cuffie qua sono bellissime, sono fantastiche. Sono quelle da 80 ohm. Il problema è che sono cuffie che vanno benissimo se devi fare mix, perché hanno una definizione pazzesca. Se devi suonare la chitarra, almeno per me, essendo 80 ohm, per pilotarle bisogna spingere tantissimo e non riesci a avere il volume che mi piacerebbe avere. Io ultimamente, ormai, sto usando praticamente solo ed esclusivamente gli auricolari, che sono questi, ve li faccio vedere bene perché sono... Eccolo qua. Eccoli qua. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok? Questi sono quelli della Lake Sound, sono auricolari artigianali e sono qualcosa di eccezionale perché hanno un volume pazzesco, sono a 3 drive, adesso mi sono fatto fare quelli a 4, io ormai non riesco più a fare meno e faccio tutto con questi, faccio i suoni, perché poi ho provato
mi suonano esattamente come i monitor. E poi il grande vantaggio è che ovviamente il suono che mi faccio con l'auricolare poi me lo porto dal vivo perché sono gli auricolari. Tra l'altro adesso sono collegato con l'in-ear monitor. Vediamo che le batterie, cioè le batterie sta durando ancora. Ragazzi, sto usando le batterie che finalmente ho trovato la quadra. Allora, sto usando lo Shure, che è il linear monitor. Visto che non faccio live, lo uso qua e vado da Dio perché si sente veramente molto molto bene. E sto usando delle batterie che ho trovato su Amazon, che sono batterie a litio. Queste qua della Cratax, nome, un nome un po' X. Vediamo se riesce a metterla a fuoco. Eccole qua. Sono queste batterie qua che praticamente sono, intanto sono a 1,5 volte, che di solito le ricaricabili sono a 1,2, quindi vanno benissimo per tutti questi sistemi qua e hanno 3.500 mAh di carico. Costano carucce perché di 4 le ho dato 30, 34 euro, mi pare una roba di 40 euro insomma. Però ragazzi, cioè, io l'ho usato 2 volte, ce l'ho acceso da quanto siamo in online? Da 2 ore e mezza ed è ancora la batteria al massimo, non si è scaricata di una tacca, cioè sono fantastiche, perché di solito gli in-ear consumano batterie a nastro, queste qui durano veramente tantissimo, per cui adesso li sto usando praticamente, anche se sono qui, così sono, ho solo il cavo, mi posso spostare dove voglio, ho solo il cavo della chitarra e non ho la rottura di balle di avere il cavo delle cuffie, sono ragazzi un signore, non posso stare meglio. Poi si sente veramente con gli in-ear qui in stereo, lo Shure, il PSM 300, si sente veramente da paura, anche perché si può equalizzare, l'ho leggermente equalizzato, messo il limiter per non eccedere troppo col volume, sento che è una meraviglia. Marco, per la faccenda del perché mette il delay dopo il cabinet, metterei un link e una fica, ormai ti sarei stufato di spiegare perché, ok, va bene. Credo che monti i Maxon. A cosa è riferito Marco questa cosa qua? Se si possono importare le load box to notes. Aspetta un attimo, mi sono perso Marco. Sai. Ah, le IR, credo di sì, non lo so. Potrei chiedere a Giacomo Pasquali, che lui usa anche, che è endorser della Two Notes, se. Ma credo di sì che possa importare qualsiasi IR, almeno il Capture X dovrebbe poterlo importare. Fai vedere. Quanti ohm hanno quegli auricolari lì? Non lo so di preciso, non ne hanno tantissime, Angie. Non credo ne abbiano tante perché comunque hanno un volume pazzesco, sviluppano un volume pazzesco, ma comunque con una definizione veramente notevole. Per cui non hai bisogno di avere, cioè, io sono meno di metà con il. Fammi vedere a quanto sono. A metà, sono esattamente a metà con il body pack, per dirti. Quindi una volta regolato l'input d'ingresso del trasmettitore, qui sono a metà, cioè, quindi fa conto te che volume hanno. E ciao, beh, un vero, di più mi spaccherei le orecchie. Scusa Marco, non ho chat, ma che te lo conosci Marco Lincetto? Sarebbe interessante fare una live con lui. No, non lo conosco. Non ho idea di chi sia. Un plettro in Agata per cominciare? Assolutamente sì. Io li adoro, ragazzi. Tra l'altro adesso questi qui li ho fatti fare con il grip, vedete? Se si mette a fuoco. Devo mettere. Eccolo qua. Vedete che c'ha il grip? Eccolo qua. In modo tale da che non scivoli. Questo è tanta roba, ragazzi. Bene. Appena comprato V2 Bolt, ne ho smanetto un po'. grandioso. Andrea Sgammauf mi ringrazierà. No, comunque, vedete che è veramente un cabinet pazzesco. Lake Sound per sempre, Giovanni, è un mito. Eh sì, ragazzi. Veramente, io devo, mi sperti con le mani per questo ragazzo perché fa degli auricolari pazzeschi. Poi in realtà me li fa personalizzati. Adesso quelli sono verdi. Perché vedete che ho tutto verde, monitor verde, lo sfondo verde, eccetera, eccetera. E adesso me li fa anche personalizzati col mio logo. E mi trovo veramente bene. Ormai sono il mio riferimento. A fine diretta, puoi linkare i tuoi modelli di auricolari e di batterie. Allora, guarda, te li metto qua. Te
Io sto usando lo Shure, questo qui. Questo è praticamente il sistema che sto utilizzando, è lo Shure PSM300 Twin Pack Pro, perché questo qui è di bello che ha due body pack, perché volendo dal vivo si possono usare praticamente lo stesso sistema, si può usare per due. Questo è molto interessante. Il Lake Sound, vediamo un attimo. Allora, se voi andate nel mio sito, www.marcofantom.it, trovate, vi faccio vedere una cosa nel mio sito, scusate, allora ve la faccio vedere qua. Ok, vedete che nel mio sito praticamente in fondo alla pagina. Ok, in fondo alla pagina ci sono tutti i loghi, okay, dove potete cliccare, eccetera, eccetera. Questo è quello di Lake Sound. Eccolo qui. E io uso il modello Rebel, che è questo qua. Adesso lui lo fa, questo è giallo. Credo che siano i Rebel, se mi pare di sì. Poi ci sono, ve li personalizzate come volete, vedete? Cioè, sono fantastici, veramente una figata. Veramente una figata, e non costano neanche così tanto. Non serve il calco, all'inizio volevo farmi il calco, ma non serve. Ah, li ho fatti anche per Varini. Sono veramente notevoli. Questo ragazzo qua c'è anche il numero di telefono, se volete contattarlo. Notevoli, veramente notevoli. Ok. Scusate, no, perché non vi ho. Beh, ho aperto la pagina, ma voi continuate a vedere il mio. Scusatemi. Continuavate a vedere. Aspetta, vediamo un attimo se. Esatto. Continuavate a vedere l'altra pagina. Eccola qua. Che rimanda. Perché devo ancora imparare a utilizzare bene questo sistema qua. Questa è la pagina di Lake Sound. Qua trovate il. Comunque, andate nel mio sito e trovate direttamente i riferimenti. Eccolo qua. Instagram aggiornato, sì, può essere. Molto bene. Quale spessore cominciare? Devi chiedere a Marco Bianco che ti dia gli ultimi che mi ha dato. Non so che spessore sia. Questi sono fantastici gli ultimi. Assolutamente, sono veramente molto contento degli ultimi che mi ha dato. Ok. Che telecamera sto usando per trasmettere? Si sente da Dio e si vede dalla Madonna. Ciao. Sto usando una Sony 7S2, è tanta roba, ragazzi. Quindi io sono appassionato anche di fotografia, per cui ho due Sony 7. Una è la 7S, che è questa, che è più per fare i video. Poi c'è una 7 III con ottiche Zeiss. Quindi sì. E comunque è molto importante anche la luce, ragazzi. Qui ho lavorato tantissimo sulla lu per avere le luci corrette. Non è così facile. Che poi, vabbè, non è che serva tantissimo, perché uso i proiettori LED della Neewer. Insomma, si trovano, sono 140 euro, non è che sia proprio una cifra pazzesca. Le mie chitarre. I plettri, marca suono, per averli. I plettri, allora, ve li faccio vedere nel mio sito, ragazzi. Sempre nel mio sito trovate Agate Pix, che però non ho messo il link, devo metterlo. Oh, Agate Pix, eccolo qua. Deve rinnovare il sito, perché a me non, cioè, se continua a avere questo sito qua mi incazzo, che fa abbastanza schifo. Eccolo qua. Questi sono i vari plettri. Però, se contattate Marco Bianco, che lo trovate anche su Facebook, di solito c'è sempre qua stasera, chissà perché no, stasera non c'è. Se contattate Marco Bianco, lo trovate su Facebook, Marco Bianco, Agate Pix, ditegli: voglio i plettri che hai dato a Marco l'ultima volta, perché questi sono fantastici. Questi qua, eccolo qua. Questo qua sono piccolini, hanno il grip, quindi c'è questo grip che impedisce che. Aspetta, ve la faccio, vediamo se mi trovo la fuoco.
guarda, ci metto un attimo. Dai, muoviti. Aspetta. Eccolo, hola. Vedete, questo qua al grip, eccolo qua. Lo spessore non è grandissimo come spessore. Questo è fantastico, mi trovo da Dio e poi c'è sto attacco. Senti come suona sta chitarra clean, è pazzesco. Cioè, ragazzi, ciò, vedete che adesso non è per dire, ma se uno fa le cose fatte bene, c'è un amplificatore, un cabinet e un riverbero. Basta. Ditemi se sentite suonare un Les Paul clean così. Io non l'ho mai sentito, guarda, non l'ho mai sentito. E ne ho avuti tanti, eh. Se voglio esagerare, allora posso fare una cosa. Se voglio fare proprio lo sboronissimo, ci metto un plex delay qui. Allora facciamo lo sboronissimo. Ok. Attenzione, tenetemi forti, ragazzi. E qua andiamo a casa tutti. Confermi il play, tanta roba, ecco qua Giolini tra le dita, sì assolutamente ragazzi. Ciao Marco, che ne pensi delle chitarre Sterling LK100 del chitarrista dei Toto? Ma che sappia usa una Music Man, una Sterling. Sterling è diciamo la marca cinese o coreana, quindi la marca economica di Music Man. Ma non le ho mai provate le Sterling. Che chitarra acustica è quella dietro? Questa qui è una Lambra, la mia vecchissima Lambra. Questa qua è vecchia quanto più vecchia di mio figlio, quindi ha 10 milioni di anni. Evil Gore, ciao, ciao. Bene, dai, ragazzi, è mezzanotte 10. Cosa dite? Andiamo a Nanna? Siete ancora 75 persone, ma cosa facciamo? Andiamo a Nanna? Vi faccio l'ultimo pezzo e poi vi saluto. Che dite? Sì, bisogna avere la strumentazione che hai te per avere risultati. Parli di strumentazione audio o guarda che non è che abbia, cioè adesso Fractal FM3 costa 1.250 euro, la chitarra vabbè, questa chitarra qua costa sui 1.450, quindi non è che sia, cioè costa come la standard normale, ma cioè, non è neanche paragonabile.
non è che si spendano cifre pazzesche. Cioè, se tu prendi un amplificatore, cominci a metterci pedali, e cioè, alla fine, ragazzi, va sul conto. Quindi, allora, vediamo. Ok, vediamo se c'è qualcosa di leggerino da fare. Così, vi saluto con un blues di così, tipo questo. Thank you.
c'ho il chorus acceso. Base va avanti una vita. Bene, bene ragazzi, bene bene, allora non mi resta che salutare, perché ragazzi mezzanotte e un quarto, incredibile, è incredibile, siete ancora 70 e rotti, ma c'è incredibile, 80 persone, pazzesco. Sono, mi fa molto piacere. E niente, l'ultima puntata dell'anno, spero che vi sia servita. E se avete domande, come sempre, mettetele sotto al video. Vi auguro una buona fine, che ci togliamo dalle scatole questo anno horribilis e che il 2021 ci porti tanta musica, ma tanta musica. Almeno io la mia parte cerco di farla e ho tante idee da mettere in campo, quindi sono carichissimo, quindi sono tante belle cose. Tra l'altro cominciamo lunedì con un'intervista a un personaggio emblematico della nostra rete, che è Thomas Colasanti di Music Off, quindi facciamo questa temporanea unione, diciamo, di streamer, ok? Ho il piacere di ospitare un vecchio amico di vecchia data, perché io conosco Thomas Colasanti da almeno 30 anni, quando internet non esisteva nemmeno praticamente, e ho il piacere di invitarlo e fare una bella chiacchierata sulla musica in rete e su tanti progetti, perché io ho tutta una serie di domande che ho già preparato su quello che sarà il 2021 per quanto riguarda la musica. Questa pandemia ci ha cambiato tante cose, però dobbiamo far tesoro di quello che abbiamo creato e che hanno creato loro primi da tutti, quindi in modo estremamente professionale, molto piccolo anch'io. Ebbene, mi raccomando, lunedì, e vi auguro ovviamente una buona fine, ma soprattutto un buon Capodanno. Vi ringrazio infinitamente, vedo Mauro, auguri Marco, sei un grande, ti seguo già da un po', sei un fenomeno, cioè, ti ringrazio, molto bene, grazie a te, buona, vi leggo i commenti, buon anno a tutti, buonanotte, ciao ragazzi, buonanotte, passate un bel ultimo dell'anno, cioè quello che in famiglia, tranquilli, beati. Molto bene ragazzi, vi lascio con il mio classico video di sigla finale e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.